Buongiorno a tutti e bentornati nella first run di Dark Souls. 23esimo episodio o 22esimo? Continuo a perdere il conto. Andiamo a controllare. È il 23esimo. Benissimo. Credo in queste intro di averli sbagliati quasi tutti. Comunque sia. 23esimo episodio. Siamo ormai, credo, al termine del DLC. Penso che ci manchi sicuramente un boss, di cui conosco l'esistenza, che tra l'altro ormai c'è stato anche menzionato più volte, l'ultima da Goff, durante il dialogo nell'episodio precedente, e poi non saprei se ce ne siano altri, però secondo me comunque siamo agli sgoccioli, può darsi che oggi ce la facciamo a portarcelo a casa. Quindi, l'ultima volta abbiamo affrontato, per la prima volta, tra l'altro, ci stavo riflettendo, un drago vero e proprio. Oddio, il drago famelico potrebbe essere considerato un drago, ma sembrava un po' logorato, consumato da qualcosa. Mentre questo drago nero Calamit, oltre ad essere stato colpito all'ala da Goff, in realtà sembrava un vero e proprio drago, aveva le sembianze di un vero e proprio drago. E è stato sicuramente il boss che ci ha fatto sudare di più. Credo sia stato il boss che ci ha fatto fare più tentativi in assoluto, forse accompagnato solo dal drago famelico, che però avevamo raggiunto in condizioni non idonee al combattimento, mentre in questo caso le condizioni c'erano, semplicemente il boss era molto forte. E a questo punto direi ci sono un po' di cose da fare. Sicuramente prima di proseguire verso la zona in basso, verso l'abisso, andremo a riparlare con Elizabeth per vedere se è cambiato qualcosa. E poi andremo a parlare ovviamente con Goff, perché dopo aver sconfitto il drago, chiaramente lui, cacciatore di draghi, avrà qualcosa da dirci, o almeno spero. Sto impugnando la coda di questo drago, ma urge specificare che non l'ho tagliata io, che anzi, a fatica sono riuscito a sconfiggerlo, ma che mi è stata regalata da uno di voi per permettermi di poter leggere la descrizione del drop, e poi ieri l'ho usata un pochino per il PvP. Quindi la prima cosa che farei prima di spostarmi da qui è vedere se possiamo magari potenziarla un po' per utilizzarla, per avere un po' di varietà, anche perché mi sembra un'arma molto bella e molto forte. Quindi diamo subito un'occhiata, andiamo nel potenziamento arma e cerchiamo questa spada qui. Weapon art pazzissima, esatto Flas. L'hai provata? Sì, l'ho provata proprio ieri, poi in PvP, un pochino. E ho usato anche la Weapon Art, che però vedo consuma molto la durabilità dell'arma. Dov'è questa bella spadona? L'ho passata? Eccola. Mi è stata data già a più 2, la possiamo portare fino a più 3. E io a questo punto lo farei. Dopodiché non abbiamo più le scaglie necessarie, però va bene. C'è il backflip, giusto. Assolutamente. Acqua ha riscattato un backflip, perciò un, due, tre. Fatto. Ok. Siamo pronti. Ovviamente siamo in un terribile midroll, che così terribile non è, a dir la verità, per il gioco base, ma che diventa un po' impraticabile nel DLC. Per l'esplorazione delle aree sicuramente aggiunge un po' di difficoltà, ma lo trovo ancora fattibile. Per i boss, i primi due boss sono riusciti a farli con il midroll, ma per Calamit ho dovuto necessariamente optare per il fast roll, perché non ce la facevo. Non ce la facevo a farlo in midroll. E da quanto ho capito, il boss che stiamo per affrontare forse è ancora più incazzato di lui, quindi va bene, esploreremo l'area così, ma poi penso che vorrò affrontarlo in fast roll, anche lui. Va bene. Non ha scaling quest'arma, dite? Non ha scaling. Non ha nessun tipo di scaling. Fa 416 di danno, puri, puliti, così. Beh, comunque interessante. Direi, va bene. Siamo pronti? Riposiamo accanto al falò. Ci teletrasportiamo nella contea di Ulasil per parlare con Elizabeth, e poi andiamo avanti. Ah, il martello di Smo, è vero, dobbiamo vedere anche un po' il martello di Smo.
Dobbiamo ancora leggerlo. Ah no, la contea è questa. Non è... È il santuario, l'altro falò. Allora parliamo prima con Goff. Bene. Oggi non vi ho chiesto, ragazzi, i volumi come sono. Mi devo alzare un po', mi devo abbassare un po'. Come mi sentite? Vado al santuario, sì, ci vado. Dopo aver parlato con Goff. Bei volumi, perfetti amore, va bene. Devo leggere l'armatura di Artorias. Avete ragione, ragazzi, perché ieri... Perché poi mi viziate sempre. Non mi è stato dato... Non mi è stata data soltanto quest'arma, ma anche l'intera armatura di Artorias, che leggeremo però tra poco. A questo punto concludiamo ciò che stavamo facendo, andiamo di qua e poi la leggiamo. Eccoci. Esatto. Lord Gwyn's blessing upon me. That beast will never take to the skies again. Ottimo. Ci dici altro? This great bow, I shan't need it, but no dragons to hunt. I know not if a human could even operate. Ah, ci dà il suo arco. But here, thy need outweighs mine. Che figata, bello. Lo useremo mai, però molto bello averlo, ora ce lo leggiamo insieme alle altre cose. No, do not mistake my words. I cherish my work. Wood carving is a... Questo è un dialogo che ci ha già dato. E credo che abbia finito, sì. Credo abbia finito. Perciò, qui, con questo bellissimo panorama sul gigante, andiamo a leggerci l'armatura di Artorias, e Shube fa notare giustamente che non abbiamo letto nemmeno quella di Siaran. Ci sono state entrambe regalate ieri, da Maci, tra l'altro, che è appena entrato in chat. Se non ricordo male, sei stato tu, vero Maci? Allora, andiamo a dare subito un'occhiata. Vediamo un po'. Eccola qui. Maschera di porcellana e elmo di Artorias. Molto simili come forma. Hanno questa forma un po' a uovo, diciamo. Questa maschera di porcellana sembra quasi un uovo Fabergé, di quelli decorati. Leggiamo prima la maschera di porcellana. Maschera di Siaran, la lama del Lord, uno dei quattro cavalieri di Lord Gwyn. Tutte le lame del Lord indossano copricapi ciclopici. Ah, ok, vedi, sono ispirati a un ciclope. Ma Siaran voleva distinguersi sfoggiando questa maschera di porcellana, la maschera rivestita con ciuffi color avorio. Molto bella. Elmo di Artorias, il camminatore degli abissi. Uno dei quattro degli abissi? Errore di traduzione, chat? Oppure c'è qualcosa, qualche differenza tra abisso e abissi? Per capire. Scarso Gamer, grazie per il follow, benvenuti. C'è qualche differenza? Non si sa. Errore, ok, il watch time è buggato, penso di sì, non sapevo neanche di avere il comando watch time. Poi vediamo se riesco a sistemarvelo, nessuna differenza, ok. La morte di Artorias si evince dalla presenza della corrosiva oscurità dell'abisso. Il pennacchio azzurro è solo un'ombra del nobile simbolo di gloria che era un tempo. Ok, quindi questa maschera conferma la sua morte canonicamente, così come fa anche... Non mi ricordo se la sua spada o qualcos'altro, che va a dire però, ad aggiungere anche il fatto che noi sostanzialmente l'abbiamo ucciso e abbiamo completato la sua missione. Quindi va bene, molto figo. Va bene, andiamo a vedere se per caso, sai mai, qui ci sia qualcosa di diverso. Veste della lama del Lord e armatura di Artorias. Una veste comune a tutte le lame del Lord. Donne micidia... Ah! Quindi le lame del Lord sono una fazione vera e propria. Lei, in particolare, Siaran, è anche uno dei quattro cavalieri di Lord Gwyn. Ma le lame del Lord... Cioè, non è lei la lama del Lord, non è il suo soprannome, è proprio una fazione. Donne micidiali che si muovono nell'ombra. Insomma, un po' neri coltelli vibes, per chi ha giocato Elden Ring.
che sferrano improvvisi fendenti dorati e seminano orrende visioni di terrore. Esatto, in ricordo esatto, coltelli neri. Fiara nel capo, ok. Ok. Ottimo. Mentre armatura di Artorias, va bene. La morte di Artorias si evince dalla presenza della corrosiva oscurità dell'abisso, va bene. Il mantello azzurro è solo un'ombra, ok, stesso discorso. Stesso discorso. Credo che i guanti non abbiano linee diverse. Tutte le lame si muovono nell'ombra e va bene. E invece grembiale della lama e gambali di Artorias. Corrosiva oscurità ha compromesso le proprietà difensive di questi gambali. Ok. Che infatti non sono proprio il top, almeno rispetto a quelli che stiamo indossando noi. Volevo capire però a questo punto, peso 10,5 contro 9,8, quindi pesa addirittura di più, non avrebbe senso andare a prenderla, perché sto cercando, diciamo, di raggiungere il fast roll, quindi se riuscissimo a farlo già da adesso non sarebbe male. Direi che teniamo questa, ma guanti qua abbiamo 11,5 contro... Ah beh, potremmo scendere di parecchio. Potremmo scendere di parecchio, per esempio, con i guanti oscuri. E potremmo... Qua abbiamo un 5,5 contro un 5,8. Sì, alla fine non fa sta grande differenza, a dir la verità. Che gambali sono! Ma perché? Ma come gli è venuto in mente di fare sta roba? Vabbè. Vabbè. Però siamo in fast roll. Perché? Gambali del secco, veramente. Le gambette secche, ma perché? No, sta roba non si può vedere. Ah, siamo comunque in fast roll con i gambali oscuri. Ma attenzione. Attenzione. E riesco a mettere anche il guanto di Havel? Eh no, il guanto di Havel no. Va bene. Ho voluto esagerare. Ho voluto esagerare. Ma il gambale al posto del gambale? No. Per poco però, secondo me. Siamo vicini ad ottenere il fast roll. Bello sto... Figo. Ma siamo comunque in midroll. No. Togli l'arco. Avete ragione. Tolgo anche lo scudo, che non uso. E provo a rimettere l'armatura oscura. No. Non ci si arriva, ragazzi. Non ci si arriva. C'è poco da fare, oh. C'è poco da fare. Sono troppo pesanti. Togliendo i guanti. Togliendo i guanti, sì. Quindi se trovo un guanto leggero... possiamo mantenere il nostro tipico drip, tipo questo che protegge poco ma è comunque stiloso. Oddio, non ci sta benissimo, a dir la verità. Devo essere sincero, non ci sta benissimo, vero? L'arma, sì, l'arma potremmo comunque portare, scendere a qualcosa che pesa che pesi meno poi, per il boss. Guanti di Artorias. Cavaliere d'argento, guanti di Bal. Guanti cristallini, belli. Vediamo se trovo un guanto non troppo pesante. Questi di Artorias. Oddio, questi di Artorias comunque non sono male e ci danno il fast roll. In realtà quella è forse l'arma che pesa meno tra quelle che hai. Ma io pensavo... Poi è da capire, perché se parliamo di boss grossi non ha molto senso. Però pensavo di andare con lo spadone del re cavaliere che pesa uguale identico. Ok, quindi sì, difficilmente potremmo scendere più giù di così. Difficilmente. Forse la labarda pesa meno? Non è considerata un'arma particolarmente pesante? Questi di Artorias sfrescano abbastanza, sì, sono d'accordo. Mi sa che teniamo questi qua. La labarda quanto va a pesare? No, pesa molto di più. Ok. Va bene. E allora non è male, dai.
Non è male. E così abbiamo anche guadagnato il fast roll, che secondo me ci tornerà parecchio utile. Per il momento, però, andiamo al santuario. E direi che ci andiamo, magari, direttamente a piedi, tanto è molto vicino, così testiamo anche un po' i danni di questo nuovo spadone. Le frecce, ma sì, non credo pesino molto, però le togliamo per lo swag. Leggi l'arco, avete ragione. Avete ragione, leggiamo l'arco. Leggiamo l'arco. Che si trova... Ormai sono pieno di roba in questo inventario. Inventario, giustamente, arrivati a questo punto del gioco. Arco potente di Goff. Arco potente usato da Goff l'occhio di falco, uno dei quattro cavalieri di Lord Gwyn. Ok, è ancora più grande degli archi usati dai leggendari ammazzadraghi. Solo il loro capo, Goff, è abbastanza forte da maneggiarlo. Benissimo. Benissimo. Ok, ci dà qualche info su di lui, ci fa capire che è il capo, quindi, di questa fazione di arcieri ammazzadraghi. Comunque qualcuno ha detto che quella cosa nera che si trova lì è una radice. Ma sinceramente non mi convince come teoria, perché sembra proprio un vermino oscuro, un parassita. Sto cercando il binocolo. Quindi vorrei cercare di vederla meglio. Perché ha un colore troppo scuro per essere una radice. Secondo me. Sembra quasi un parassita. Non lo so, non lo so. Può anche essere che sia tutto un viaggio mentale mio. Una ciocca. Ma, forse. È il ciuffo del copricapo di Artorias. Ok. Già quello mi convince. Molto più della radice. Ok. E andiamo al santuario. Tra l'altro credo ci sia qualcos'altro che urge fare a questo punto. Perché... Oh, you have quite some fun there. Well, I've had enough. C'è qualcosa che secondo me urge fare. Tanto compriamo questi. Così ce li abbiamo. Sì, alla prossima. Sì. Vieni qua che non voglio che tu cada col tuo drop. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Oh, bravo. Bravissimo. You win, please. Oh, please. Have mercy. Cosa ci dai? Oh. Ok. Beh, leggiamoli, direi. È ora di tornare al sogno del cacciatore, esatto, Shube. Cilindro beffardo. Cilindro nero indossato da Chester il Magnifico, un uomo misterioso smarritosi nel passato. Sul volto di chiunque indossi questo cilindro si stampa un perenne sorriso beffardo. La maledizione di Chester. Ok, va bene. Non ci dà troppe informazioni, ma ci sta, ci sta. Lui è chiaramente un personaggio fuori contesto in questa storia. Abito lungo in pelle indossato da Chester il Magnifico, un uomo misterioso smarritosi nel passato. Questo capo aristocratico di squisita fattura consente all'indossatore di muoversi con estrema discrezione. Ottimo. Va bene. In pratica diventi Joker, esatto, praticamente. Praticamente. Va bene, torniamo al santuario, dai. Torniamo al santuario e parliamo con Elizabeth.
I danni comunque direi che ci sono, eh. Con questa. Direi che ci sono. Eccolo che arriva anche il gigante, che non è un gigante. E comunque siete belli resistenti, eh. Questo rimanere con un HP è veramente di cattivo gusto, posso dirtelo. Veramente di cattivo gusto. A me non sembra un'ottima idea quest'arma, neanche a me, Ginto. Vedi che per una volta siamo d'accordo. La uso solo per l'area, per il boss non credo che la userò. Ok. Va riparata. E ripariamo anche loro. Parliamo con Elizabeth. Vediamo se ci dice qualcosa. Thank goodness thou art safe. What is thy wish? I offer thee my all. Voglio solo parlare. Was thine eye glancing hither? Thou needst not hide thy wonder. I am a mushroom, after all. Giustamente. Ma non mi dici nient'altro? A quanto pare no. Niente, io ci ho provato. Resine sullo spadone del Cavaliere Nero. Si possono usare le resine? Oppure no? No, e allora non le compro perché penso che andremo con quello. Va bene. Questa volta invece... No, non ci teletrasportiamo in realtà, perché dobbiamo prenderlo da qui, lo shortcut. Metti la polvere riparante nella slot dell'Estus. Ah, avete ragione, perché si rompe. Bravo, Ginto. Hai ragione. Tra l'altro, fortunatamente, anche lì me ne sono state regalate 99, quindi... Siamo abbastanza tranquilli, da quel punto di vista. Ecco qua, Bosco Reale. Ma l'arma tende a consumarsi molto velocemente di per sé, oppure è l'utilizzo della sua, chiamiamola weapon art, che la consuma? Cioè, usandola normalmente si consuma molto? Hai già detto due volte bravo Ginto, Koji, la distorsione dei mondi si fa sentire, hai ragione. Hai ragione, Dio bello. Solo l'abilità la consuma molto. Ok, solo la weapon art. Ottimo. Quello che volevo sentire. Proprio quello che volevo sentire. Ho l'impressione che da questo shortcut ci dovremo ripassare. Quindi, riportiamolo su. Ora qui vediamo se mi ricordo la strada. Vediamo se me la ricordo. Dobbiamo passare di qua. Tra l'altro questo è un bellissimo shortcut. Veramente un bellissimo shortcut. Non so se sia più comodo forse prendere il falò vicino all'arena di Artorias. Sì, mi sa che è più comodo. Saremmo dovuti andare a prendercelo, vabbè. Ci fulliamo. Ecco, bravo Parallel, hai detto una roba giusta, perché hai detto secondo te perché Alvina si trovava lì e ci stavo pensando. Baratro dell'abisso. Alvina di fatto ci ha semplicemente indicato lo shortcut, ma non posso credere che la sua funzione fosse meramente di gameplay, ci deve essere qualcosa di più. Ci ha indicato la strada che da qui, senza voler interpretare il percorso che abbiamo fatto noi come il percorso corretto, ma semplicemente immaginando ad un mondo... Lei ci ha indicato una strada che dall'abisso riportava verso fuori, verso sopra. In particolare ci ha riportati molto vicini al Colosseo dove poi è morto Artorias. Però è anche qui, diventa difficile capire cosa accade prima, cosa accade dopo. Forse ci porta da Artorias, da un Artorias vivo anche se non lo è più. Forse ci vuole solo portare fuori dall'abisso.
Ti dico solo che non era proprio davanti all'ascensore. Ah, ok. È meno short dell'altro falò. Allora, non era uno... non ti ha portato all'ascensore. Ah, no? Allora non ricordo il punto. Mi sembra che mi abbia portato qui. O sbaglio? O mi sbaglio? Non saprei. Vabbè, continuiamo ad esplorare. Era dopo l'ascensore. Ma dopo l'ascensore dove c'è questo baratro? Chi c'è qua? Gargarozz! Qui ci ha portato? Ah... un po' prima. Io ho una tentazione. Da fare però dopo aver esplorato bene la zona. Anello dell'abisso. E si salta. Quella è la mia tentazione. Mi sembrava mi avesse portato più verso la porta. Evidentemente ero distratto perché c'erano anche nemici. Invece lei forse mi ha portato proprio di là. Ok. Anello dell'abisso però significa niente anello di Havel. E niente anello di Havel significa niente... niente fast roll per cui tanto abbiamo sudato. Prova a buttare una pietra prismatica e vedi se si rompe. Però credo che si romperebbe comunque perché... è l'anello dell'abisso che ci permette di... No! Vaffanculo. Che ci permette di non... di non morire. Ti hanno effettivamente fatto mettere un anello inutile. In che senso, Brad? Comunque sì, prendiamo l'altro falò. Non ha senso fare tutte le volte il giro doppio. Ah, Branca odia l'anello del favore. Beh, io tanto ne ho un altro che mi è stato regalato, quindi lo posso anche togliere ed eventualmente rimettere all'occorrenza. Quella pietra capisce se la caduta è mortale o no. Sì, grande mitico Miki, benvenuto. Intanto il primo messaggio in chat. Ma in teoria quella caduta è mortale. Se non lo fosse, lo sarebbe solo perché noi indossiamo l'anello che ci permette di camminare nell'abisso. Quindi se la pietra non si rompesse e indicasse che la caduta non è mortale, sarebbe probabilmente un po' un errore di programmazione più che una cosa sensata, perché la caduta dovrebbe essere mortale. No! Va bene. Nell'acqua di Petit Londo la pietra non si rompeva, infatti, ma era un errore. Non si rompeva neanche nell'acqua in cui non potevamo camminare, in realtà. Era proprio un errore, basta. No. Ho preso lo shortcut sbagliato? Sì. Esatto. Ho preso quello sbagliato. L'abbonamento funziona anche su altri canali perché ho le emote di un altro streamer. Non credo proprio, Cristiano. L'abbonamento è legato al singolo canale. Ma può darsi che tu fossi in chat di quest'altro streamer e che qualcuno abbia regalato un abbonamento e tu ne hai beneficiato. Ma dov'è lo short? Ah, è qua. Sì, sì, lo so, parallelo. Due anelli del favore, uno lo posso togliere, quello che sto dicendo. Ok. Dai, che hitbox hai. Veramente? Ah, ottimo. Non t'ho fatto un cazzo. Benissimo. Ok. Se ti metti in capoccia la blatta del sole, secondo me ci vedi di più. Sì, ma drippo di meno, Aidonius, quindi restiamo così.
Comunque l'anello del favore aumenta il carico trasportabile, quindi anche grazie a lui si sei in fast. Infatti quella è la mia paura. Quella è la mia paura. Oh! Guardante. Che cazzo? Guardante, benvenuto, grazie per il follow. Ma le mie anime. Sono scomparse? Non ero morto qui nei dintorni? Ah, sono lì. Le ho viste. Sei rimorto? No. Sono lì. Muori nell'abisso, perdi tutto addirittura. E vabbè, niente, oh, c'è poco da fare. Oh. Ok. Comunque sono veramente odiosi. Sono veramente odiosi questi mob. Ma interessanti, è interessante che le umanità intanto girino così. Mi fai almeno prendere il drop da terra, ma vedi come sei. Intanto girano così liberamente. E poi ci danneggiano il solo contatto con l'umanità, ci danneggia, ci fa male. Arma un po' me, sì, è mega me. È mega me. Infatti mi sa che adesso la cambiamo, anche perché questi nemici sono abbastanza bastardi, quindi se vogliamo esplorare senza diventare pazzi, mi sa che facciamo l'unica cosa sensata, che è questa. Ok. Esatto. Ok, questa è un'arma. Questa è un'arma. Mega Man, esatto. Qui ci siamo già stati. Avevo adocchiato un drop. Lì, infatti. Vediamola. Hai provato a diventare umano e toccarlo? Non so che succede, me lo sono chiesto ora. Ero umano prima di fare l'ultimo game over. Succedeva la stessa cosa. Però se consumi umanità ti curi, ha senso. Bisognerebbe capire se ne ha. Volevo vedere se con la torcia magari. Con la lanterna, sì, non è una torcia. Riuscissi a... Qui i miei 15 talismani. Riuscissi a... No, assolutamente no. Ok. Vabbè. Ok. E allora... Non restano molti posti dove andare, a dir la verità. Non rimane molto. Di sopra ci siamo stati, se non ricordo male. Forse da sopra siamo proprio arrivati. Madonna! Ok, va bene, va bene. Va bene. Ok. Non mi sono riposato all'altro falò? Ero convinto di sì. Vabbè, ci riposiamo adesso. Ci riposiamo adesso. Che sventolone che ti ha tirato. Esatto, mi ha dato il talismano in testa. Hai già trovato la boss fight? No. Non ho ancora esplorato l'area. Sono semplicemente arrivato allo shortcut e poi... tornato qui. E poi alla fine abbiamo fatto Calamith, Goff, eccetera. L'area, diciamo, è ancora da esplorare. Poi forse in realtà non è un'area molto grande e la parte che abbiamo esplorato è già la maggior parte. Non lo so. Ok.
Quindi dobbiamo andare verso su. Ok, secondo era superfluo. Di qua. Andiamoci a riprendere le anime. Non erano tantissime, però. Vabbè. Non era di qua. Non era di qua. Era di qua e poi salendo, ok. Forse... Allora, forse noi siamo arrivati da qua, ma possiamo... E vaffanculo. Ok, di qua non siamo andati. Mi ricordavo di questa cosa e non ci siamo andati. Ottimo. Meno male che siamo tornati indietro. Disperazione avanti. Va bene. Ho una mezza idea di che cosa succeda lì. Quindi prima esploriamo e poi voglio provare a buttarmi. Dai, no, così, no, così. Ok. Ottimo. Lastra di titanite bianca. E su questa siamo a posto. Quando arrivi alla boss fight ti devo dire una cosa. No, vale, grazie. Non mi fate né spoiler né backseating. Ok, qui è da dove siamo arrivati. Quindi da sotto si arriva alla boss fight, penso. Ti senti pronto alla disperazione avanti? Abbastanza, ma non ci andiamo subito, perché prima devo fare... Devo buttarmi nell'abisso. Backflip riscattato da Gary. Ci siamo? 1, 2, 3. Fatto, come sempre. Tutti li chiudo, sti backflip. Dai! Merdine. Merdine indegne. Il boss è Pier Giorgio. Basta, allora possiamo quittare adesso. Possiamo quittare adesso se il boss è Pier Giorgio. Ok. Altre umanità. Anima di un eroe, va bene. Tutta roba comunque che ci può andare a interessare. Quello è il motivo per cui ti avevo detto 20 Estus. Ma allora, vi dico la verità, i messaggi li leggiamo dopo. Vi dico la verità, può anche avere un senso mettersi 20 Estus per l'esplorazione, per doversi riposare meno, ma in una boss fight realisticamente, soprattutto un boss così veloce, è difficile che riesci a curarti 20 volte. Cioè, probabilmente o vinci prima o vince prima. Quindi forse per il boss non ha così senso portarsi a 20 Estus, però non lo so, eh. Può essere che sto dicendo pure una cazzata. Umanità gemelle, va bene. Queste tutto fa brodo, eh. Utilissime poi per andare a fare anche un po' di PvP. Allora. Buttarsi di sotto mi sembra un'idea del cazzo perché tanto... Però oddio. No, non è lo stesso posto. Ah, dai! Questi piccoli bambini umanità. Ma poi fanno una marea di danni ste umanità. Una marea. E vabbè. Ok. Come ti curi una volta, ti curi 20, le finestre per curarti le hai. Quello che sto dicendo, Aspera, è che probabilmente nel tempo di curarti 20 volte hai già ucciso il boss. A meno che non sei estremamente sottolivellato. Cioè, se... Non so come spiegare. Non è che sto dicendo che non ti puoi curare 20 volte. Sono d'accordo che come ti curi una volta, ti curi anche 20, ti curi anche 100. Però nel mezzo mi aspetto anche che durante una boss fight tu provi a colpire il boss e quindi a un certo punto dopo che lo colpisci il boss muore. Quindi non so come dire, quindi non so quanto ti serva poterti curare 20 volte, poterti curare 100 volte. Soprattutto con un boss, diciamo, così rapido dove dovresti sfruttare per curarti una delle finestre che hai per attaccare. Capito? Quello intendevo.
Non hai lo stress di star finendo le Estus, ma onestamente stando a 15 non l'ho mai avuto. Sono sempre morto ben prima della fine delle Estus. Entrando comunque full Estus, è ovvio che se entri che ne hai 3-4, magari no. L'unica cosa buona di sto posto, farm di umanità. Ma infatti utilissimo per quello. Volevo prendere... C'era... Ah, sono diventato pazzo. C'era un drop. Infatti. Testa aiuto. Sì. Benissimo. Quante ore di gioco hai in Staran? Guarda, se... Vai nella playlist di... Qui su Twitch ci sono tutti gli episodi dal primo fino ad adesso e quindi quello è il tempo esatto che ho nella run. Più o meno, almeno, perché poi ci sarebbero gli intro delle live che durano una decina di minuti. Penso che siamo sulla sessantina di ore. Penso, circa. Stronza. Beh, sono morto. No. Botta di culo. Cioè, volevo dire, botta di skill. Ovviamente. Ok. Io sto continuando ad esplorare, ma credo che a questo punto in realtà abbiamo tutto. Abbiamo fatto tutto. Non lo so. Non lo so. Ok. Ok, manca un posto. Manca un posto, ok. Non hai la lanterna? Sì, ce l'ho, ce l'ho. Ma ho visto che non cambia molto la situazione. Manca un posto. Mancherebbe una cosina che ti diciamo solo se chiedi alla fine del DLC. Bravo Gintok, questo è lo spirito giusto. E... Oh, terzo bravo Gintok. Mi sa che questa è la quiete prima della tempesta. Mi sa che oggi ti banno in qualche modo. Allora, un giretto ancora lo faccio. Un giretto lo faccio. Però non mi voglio ostinare, poi andiamo avanti con le altre cose. Non mi ricordo se qui è da dove siamo arrivati oppure no. Direi di no, siamo arrivati da sopra ancora. Ah, oggi arrivi a 100k punti canale, Ginto. Quanti ne hai? Quanti punti canale hai? Flexa i tuoi punti canale con Papa Nox. Umanità imminente, sì, da qua siamo arrivati. E allora però quel sentiero che ho visto prima non l'abbiamo percorso. Dopo il DLC cosa ti mancherebbe per finire il gioco? Penso soltanto l'area finale e il boss finale. Aspetta, dobbiamo tornare indietro. Ma arrivati da qua. Ora sto facendo un attimo di confusione. Ok. Qui c'è l'inizio dell'area. Sì, qui c'è l'inizio. Ok. Va bene. E da qui siamo entrati nell'area. Ora ce la ripercorriamo, eh. Voglio solo essere certo di orientarmi. Lì c'è un falò che non prendo, anche perché è più lontano rispetto a quello con lo shortcut. Tuttavia,
Ci facciamo un giro per di qua. Ok, ci facciamo un giro per di qua. Avevo visto una strada che secondo me non abbiamo ancora preso. Però ora la cosa è ritrovarla. La cosa è ritrovarla. È quello da cui sei arrivato. È quello da cui sono arrivato la prima volta nell'area, sì. Vorrei tornare allo shortcut, perché da lì mi ricordo che c'era un'altra strada, ma non mi ricordo come si torna allo shortcut da qua. Mi sono disorientato. Qui vi autorizzo a dirmelo, ve lo sto chiedendo seriamente. Da qua, come faccio a tornare verso lo shortcut? Non è nuovo quel falò. No, infatti, lo so. Scendi, ok. Sceso. Sai che se scendo ancora un po' muoio. Passo aereo. Ok. Dai. Devi andare dove c'era il pavimento invisibile. Ah, è vero. C'era un pavimento. Ok, ok. Va bene. Vabbè, ora ci torniamo. Però prima esploro l'altra cosa e poi al limite vado a riprendermi le anime. Non dovevi scendere lì, perfetto. Prima esploro l'altra. Prima esploro l'altra. Perché avevo visto una via che secondo me non abbiamo preso. E potrebbe essere quell'ultima cosa che mi manca. Che era di qua. Era questa. Ok. Eh no, qua ci si butta. Non ci credo che sta strada finisce così e non serve a niente. Vabbè, facciamo una cosa. Intanto rompiamo questo anello del favore, purtroppo. Ma... lo voglio fare. Sì. E... al limite 20.000 anime. Puff. Puff, perfetto. Quindi ci sei buttato in passato. C'era la nebbia. C'era la nebbia. La pietra prismatica. Ragazzi, la pietra prismatica, in teoria, dovrebbe segnalare la morte anche dove la morte non c'è con l'anello dell'abisso. Ok? Non metto in dubbio che una caduta del genere uccida il personaggio. Ma in teoria, con l'anello dell'abisso, dove c'è l'abisso, ci puoi andare, giusto? Poi provo a fare una cosa, perché... voglio essere sicuro di quello che sto dicendo. Poi proverò ad andare nell'abisso reale, quello dove so che si può cadere, e buttare una pietra prismatica. Se non venivi da là non aprivi la shortcut. Ok. No, 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 no! Quello non è abisso, è vuoto. Ma io non lo so distinguere, ragazzi. Cioè, non so con cosa si distinga l'abisso dal vuoto, era comunque nero. Va bene. Beh, a questo punto in realtà proverei subito anche questo abisso qua. Questo dove c'era Alvina. Questo secondo me funziona.
ma funziona meglio se ci entri in backflip. No. No. Il problema è stato solo sprecare l'anello del favore. Ci sta, fortunatamente, e questo devo dire, grazie a voi, ne ho un secondo. Ora sei in midroll. Sì, che sfiga. Ma non sono costretto a tenere questo anello per la boss fight, perché ho visto che la boss fight è da quella parte lì, quindi mi tengo il midroll per ora. Mi tengo il midroll per ora e poi me lo cambio. Nox, perché hai messo l'anello di Artorias? Non serve qui. Va bene, quindi mi avete dato la conferma che questa roba che sto provando a fare non serve a niente. Avrei preferito scoprirlo da solo, ma va bene così. Come stai, papà? Che si dice di bello? Tutto bene, Neoban. Spero bene anche tu. Che si dice di bello, che credo che stiamo per finire il DLC. Credo che stiamo per finire il DLC. Anche perché la nostra esplorazione dell'abisso è terminata. Ho preso lo shortcut sbagliato. È terminata perché abbiamo capito che questa cosa che sto facendo è inutile. Quindi metto l'anello della protezione e carichi come una molla per fare il boss che mi avete detto essere uno dei più insidiosi. Quindi, o meglio, più che detto mi avete fatto capire. Quindi, nuovamente in fast. Però Nox che rolla nel vuoto fa ridere. Eh beh, almeno quello. Almeno quello. Tutto bene, grazie. Sempre gentilissimo mio padre. Sono contento, Neoven. Grazie, Rockfire, per il follow. Benvenuto. Va bene. Allora, so che c'è ancora qualcosa che devo trovare, anche se ora so che non è nell'abisso, ma è da un'altra parte. Onestamente non saprei più che strade prendere. Non mi sono orientato troppo in questa mappa. Non che mi sia orientato troppo nelle altre. E quindi magari poi vediamo, magari ci torniamo a fine DLC e magari a quel punto vi dico tranquillamente di dirmela voi. Ecco, di dirmela voi a quel punto, che va bene. Perché non l'ho trovata. Comunque secondo me funziona, devi solo fare meglio il backflip. Prova a farlo carpiato mortale, pazzo incredibile. Probabilmente quello è il modo. È perché non sei umano. Sicuramente, sicuramente, Banditus. Sicuramente. Effettivamente potresti rollare nel vuoto un'altra volta per far ridere il tuo pubblico. Ma che problema c'è? Si fa. Nessun problema per me. Va bene, dai. Adesso basta cazzeggiare. Basta cazzeggiare. Andiamo a fare il boss, dai. Dai, dai, dai. Carichi. Carichi. Prima c'è da vedere se mi ricordo la strada per il boss. Questi sono i content creator che ci piacciono, quelli che rollano nel vuoto per noi. Ben detto, Neoven. Ben detto. Hai trovato l'NPC da evocare? Se lo trovi interessante. Non l'ho trovato perché non sono mai arrivato lì davanti all'arena del boss da umano. Poi magari mi direte anche voi chi è, se è qualcuno che conosco, se no, insomma, lo andrò a scoprire in qualche modo. Non perché non voglio usare le summon nella prima run. O magari New Game Plus, perché no. Era di qua, se non sbaglio, che dovevamo andare, vero? Ok. Fallo first try. Ovviamente. Ovviamente lo faccio first try. Che domande sono? Dai! Merdina. Questa è bella grossa. Allora, vieni qua. No. Puoi evocare Jintok? Incredibile. Incredibile.
Non era nemmeno da chiedere, ora Nox prende i blaster mielosi e lo fa. No damage, come sempre. Allora, lo farei anche così, però poi l'intrattenimento finisce, quindi mi sa che perderò un po' di volte. Per voi, dico. Fosse per me, fossi io e la PlayStation da soli, facevo bendato, blindfolded. Però, visto che vado in live, visto che c'è il pubblico, un po' ci vogliamo divertire. Sì, vedi, sì. Ma dove cazzo era la boss fight? Oh, e l'ho trovata, eh? Ah, ok, mi ricordo. Doveva andare su, non giù. Doveva andare su. Stronzo! Ok. Devo passare in mezzo a quei pazzoidi, veramente? No, doveva andare di qua. Doveva andare di qua. Di qua era la boss fight, ok. Però se mi butto mi faccio malissimo. Mi faccio malissimo se mi butto. Puliamo l'oro perché almeno per il primo try voglio entrare con calma. E voglio leggere il messaggino davanti. Tanto ci dovremmo comunque fullare prima di entrare, quindi la Estus è d'obbligo. Tra l'altro Estus, che credo a questo punto possiamo dirlo, sia estremamente meno potenziata di quanto dovrebbe, ma va bene lo stesso. Penso che andare nel falò di quest'area sia più veloce dello short. Dici, Gintok, però dobbiamo passare in mezzo a quella miriade di umanità che secondo me è un po' pericolosa. Non lo so. Io entro full perché, ripeto, non mi interessa avere troppe fiaschette durante il fight. Preferisco partire con più vita. Usa un'umanità. Boss fight punch only, va bene. Va bene, allora. Parliamoci chiaro. Io so cosa c'è dietro questa porta. E se anche non l'avessi saputo prima, nel senso che se non avessi conosciuto quel boss di fama, l'avrei probabilmente intuito per ciò che mi è stato detto, anche in modo piuttosto esplicito, da vari personaggi, tra cui Goff nell'ultimo episodio. Da voi, e anche un po' dalla sua fama, so che è particolarmente incazzato come boss. Quindi, noi ci proviamo, vediamo come va, e al massimo valuteremo altre soluzioni. Guarda nel buio dell'abisso a destra. Non mi... Oh! Ora lo vedo. Se non te lo diceva la chat, avresti usato l'anello di Artorias qui... non lo so, difficile a dirsi. Probabilmente no, perché mi sembrava semplicemente un percorso per la boss fight. Se scendo di qua mi faccio sicuramente malissimo. Più su. Ma l'ho vista la zona. L'ho vista. E allora forse tocca provare. Tocca provare. Si muore. Non puoi scendere, ok. Ok. Pensavo che ci saremmo fatti malissimo senza morire. Va bene. Va bene. E allora ci si va in un altro momento. Ci si va in un altro momento. Ovviamente l'ho fatto solo per l'intrattenimento, come il roll di prima. Sapevo chiaramente quello che sarebbe successo. Dovete accettare che sono un intrattenitore di livello superiore e che io tutto questo lo faccio per voi. Dai! Era palese fosse per il meme e la chat, infatti. Vaffanculo! Perché devi riandare via così velocemente? Dammi tempo, non vedi? Parlo con la chat, mi distraggo un attimo. No? Aspetta un secondo. Invece no.
Va bene. Vediamo quanto veloce è il run back dal boss, visto che mi avete fatto capire che dovremo farne un po'. Sicuramente più veloce se non sbagliamo strada, e questo non si può mettere in dubbio. Quindi di qua si sale di qua. No, ma è molto veloce, velocissimo, ok. Ero io che divagavo. Oh, un Vagrant! Un altro Vagrant, secondo che becco nella run. E ci dà umanità gemelle. Figo. Questa roba non avrei mai capito cos'era se non me l'avesse detto voi, onestamente. Questo ha droppato qualche titanite che non posso prendere. Sicuramente più veloce se non ti fai colpire, sono d'accordo. Bellissimo. Rosso. Com'era l'altro che avevamo beccato? Sempre rosso? Avevo sentito che sti mostri spawnano quando perdi molte anime, ma non so se è vero. Quando un altro giocatore, da quello che mi ha detto almeno la chat, perde molte anime, può spawnare nella partita di un altro giocatore. Cioè, se io avessi perso molte anime qui, il Vagrant sarebbe potuto spuntare nella partita di un altro giocatore. E viceversa, il Vagrant che è spuntato a me perché qualcuno qui ha perso molte anime, da quello che mi ha detto la chat. Poi non ho mai confermato la teoria. Ah, se perdi tipo 5 umanità. Ok, anche se perdi umanità. Ok. Vieni qua. Ok. Se ricordo bene, quello che vidi in un video non era rosso. Ci sono di più colori. Ci sono di più colori. Non ricordo come fosse... Sempre rosso, ok. Ce lo ricorda Marsh. Sempre rosso, anche l'altro. Anche quello... che abbiamo beccato. L'abbiamo beccato nella caverna di cristallo, che non si chiama caverna di cristallo, ma giardino. Insomma, comunque la parte esterna degli archivi del duca. Rosso, giallo e nero, dice Banditus. Rosso, oro e bianco. Quindi sono un po' teorie discordanti. Comunque, va bene. Dai, siamo pronti. Ci fulliamo. Hai bisogno di soldato. Grasso, avanti. Si va. Ok, filmato. Che è la mano che ci ha preso all'inizio. Benissimo. Che ci ha trasportato qui a Ulasil. È pieno di occhi come gli abitanti di Ulasil. Ma forse non sono occhi nel suo caso. Bellissimo. Strepitoso come design. Danni ok, pensavo peggio. A danni pensavo peggio. Però è veloce. È veloce il merda. Allora, fatemi un attimo capire. Per ora sta facendo sempre due attacchi, che sono questo e la sberla. Ok. Due. Pausa. Sberla. Ma forse la sberla è un altro attacco. Cazzo. Bellissimo. Mio fratello piccolo quando gli cancello l'account di Fortnite. Vibes di Cleric Beast. Bravo, Shube. Grandi vibes di Cleric Beast. Ci hai preso. Va bene. Sembra una bellissima boss fight. Non ho capito se l'ultima cosa che poi mi ha ucciso fosse effettivamente... un lunghissimo attacco con delle pause nel mezzo, oppure se fossero più attacchi fatti molto velocemente, quindi senza concedermi la mia finestra di opportunità tipica nel mezzo. Va capito. Fase 1. Allora, devo dire che ho visto che questi boss generalmente non sembrano cambiare fase.
E vabbè, vaffanculo sto ascensore. Non sembrano cambiare fase. Cioè, quando cambiano fase è per esempio quello che succede in con Orsin e Smo. Ok, cambia la... cambia proprio la boss fight. Ok, si riparte. Quindi non so se abbia più fasi. Ma può essere anche che non abbia fatto caso io ad alcuni dettagli. E che magari alcuni boss effettivamente abbiano inserito delle seconde fasi. Mi viene in mente soltanto, per esempio, Sif. Che ha quel momento zoppicante, ma non è una vera e propria seconda fase. Dai. Ok. Andiamo. Orsin e Smo sono gli unici che hanno una seconda fase. Si fa più un effetto tristezza. Esatto, esatto. Sì, infatti dico, non ci sono boss che hanno effettivamente una seconda fase. Non mi sembra che queste IA abbiano un pool di mosse che cambia a un certo punto. Da quello che ho notato. Quando cambia, cambia proprio la boss fight, come Orsin e Smo. Quella è la Desperation Move di Manus, esatto. Le fasi dei boss a metà vita non sono arrivate con Bloodborne. Ecco, infatti, vedi, Machi conferma, tra virgolette, comunque, insomma, chiede se effettivamente, appunto, non sia possibile, cioè non sia proprio fattibile che questi boss abbiano una seconda fase. Shube ci dice che crede di sì. Che non skippi le cutscene. Parallel. Faccio come mi pare. Comunque adesso la skippo, va bene? Adesso la skippo. Dai. Stavo leggendo la chat, per quello non ho skippato la cutscene. Ok. No, è un solo attacco. Ha fatto anche prima così. È un solo attacco con un hit in mezzo che si può dare. Questo non... Ok. Questa roba non l'ho minimamente capita. Questa sì, sono stato solo stupido. Ma si cade qua? Oh, niente input reading. Ma che bella notizia. Quindi si può fare un bel boss senza input reading. Avete visto? Ok, tanto non ci arrivavo a prenderlo. Provato a tankarne uno. Mamma mia. Mamma mia, ok. Ok. Ok, c'è un delay su questo attacco, quindi vado doggiato dopo. E io, dopo averlo detto, faccio la stessa identica cazzata un secondo dopo. Ok, non li posso schivare in avanti, devo schivarli due volte di lato. Oddio! Impazzito! Mamma mia. Mamma mia. Questo DLC nasce nel periodo di sviluppo di Bloodborne. La seconda fase poteva essere plausibile. Effettivamente hai ragione. Ora, non saprei dire se è una seconda fase, però effettivamente ha inserito le magie a un certo punto. Prima non c'erano. O sono stato fortunato. Sono tre e mezza vita. Complimenti. Grazie, Doc. Inserisce a metà. Allora ha una seconda fase. Interessante. Qui c'è da fare solo una cosa. C'è da fare solo una cosa qua. E la sappiamo tutti, dai. Che è questa qua. Dovresti vedere se ad un certo danno lo introduci oppure a tempo. Esatto, allora lì bisognerebbe capire, poi volendo, qual è tecnicamente il modo in cui hanno integrato questa seconda fase. Però possiamo dire che è una seconda fase, perché se lui comunque ha un pool di mosse da cui a cui attingere
solo dopo un certo punto, che sia delimitato poi dalla vita o dal tempo, è indifferente, allora è effettivamente una seconda fase. Ok. Va bene, ci riproviamo. Terzo try. Si scende. Si va. Ok. Ah, non parte sempre con la stessa, va bene. È stata una casualità prima. Lui ha una coda, ma dubito che si possa tagliare. Sinceramente. Ho sbagliato, sono stato avido. Se gli stai vicino, procca di più il l'attacco in salto, che è bastardo da schivare. Ok. Vedi che sono stupido. Vabbè, qua ci sta, me la son voluta tankare un po'. Ok. Minchia, Manus, mio padre dell'abisso, comunque. È veramente figo in culo, il pazzo. Pensavo che stesse facendo la spell. E me la son presa nel culo fortissimo. Ok. Peccato. Ok, questa è la sky. Ok. Questo non ce l'ho mai. Non ce l'ho mai, sincero. Timing sbagliato, peccato. Peccato. Mi riecco mia madre quando torno dai colloqui. Che tre siamo? Questo era il terzo. Si può tagliare, veramente si può tagliare la coda. Peccato. Però sì, dai, ce l'abbiamo. Secondo me non conviene usare l'amuletto, però non dipende ovviamente dal mio, però dipende ovviamente dal mio stile di gioco. Ma allora, o uno capisce come si doggiano quelle cose lì, cosa che è fattibile sicuramente, però diciamo che l'amuleto, se riesce a beccare il timing in cui farlo partire, forse è un po' più safe rispetto ai dodge, non lo so. Non può essere tagliato, ok. Ok. Va bene, terzo try. Per ora mi sembra la boss fight più bella del DLC. Che comunque ha dentro boss fight belle, eh. Calamith non mi ha fatto impazzire, però non è una brutta boss fight comunque. Non mi è piaciuta molto, un po' frustrante è quel tipo di boss fight dove un pochino devi andare ad inseguire il boss. E tra l'altro forse un po' troppo veloce per le sue dimensioni e per il damage output che aveva. Però comunque bella boss fight. Il guardiano all'inizio è figo in culo.
E Artorias sarebbe stato più figo se non mi fossi voluto autolimitare usando un'arma diversa. Da rivedere in New Game Plus, Artorias. Da rivedere in New Game Plus. Prima della boss fight puoi vedere gli occhi di Manus. Prima stavamo cercando di farti vedere quello. Adesso che spada stai usando? Quella del Cavaliere Nero. Ok, sta roba non la comprenderò mai. Complice anche un po' la camera che se ne va a fanculo. Ok. Va bene, e ora fai il salto? Sì. Va bene. Ho sbagliato io, non dovevo curarmi là. Ci sta, ci sta. Ci sta, l'ho giocata male io. Giocata male io. Quarto try. Peccato try brutto. Try brutto dove non ho imparato niente di nuovo. Ma ci sta anche questo. Va bene. Però veramente bella boss fight. Vuoi un soldato? Assolutamente no, Banditus. Ti ringrazio, ma assolutamente no. Acqua piange male. Purtroppo qui siamo di fronte a... a dei boss che è difficile fare in 5 try. Ce l'abbiamo fatta con il Guardiano. Ce l'abbiamo fatta con Artorias. Calamith ci ha... dilaniato. Non so quanti try siano stati, ma penso almeno una decina, almeno. E Manus ora vedremo. Non era partito male. Credo di averlo compreso abbastanza, devo dire. Credo di averlo compreso abbastanza, ma mi manca quell'attacco lì delle svariate manate più salto. Quello non ce l'ho. Quindi o l'RNG mi blessa un po', come si suol dire, e non mi fa troppo quella roba lì, oppure da piglio in culo, come dicono ad Oxford. Va bene. Ci siamo, dai. Ci siamo. Tanto lo sappiamo che è per il content e che se vuoi lo fai no damage, ma infatti vi, però non dirlo che sennò poi si perde il senso. Ad Oxford dicono così, no, non era una battuta, dicono così ad Harvard. Ok, bastardo però, l'avevo doggiata, avevo fatto due dodge. Sei un merdino. Di la verità, che sei un po' un merdino. Ok, qua l'ho sbagliata. Sono d'accordo con te. Sono super d'accordo con te. Perché? 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 Che cazzo sta succedendo? Basta, non so più doggiare le cose che sapevo doggiare. È finita così? Ok, ok, questa è quella lì. Niente. L'unica è spostarsi in quella. Avevo finito la stamina, perfetto, neanche avevo visto. Qui l'ho fatto consapevolmente, diciamo, pensando che avrei tankato, infatti un po' tankato, però mi ha sbilanciato. Ok. No, no, no. Questa è quella che non voglio vedere. Questa è quella che non voglio vedere. Vabbè.
Pensavo di riuscire ad oggiarla in mezzo, ma un cazzo. Salta via. Non mi stare appiccicato, Vengo io vicino quando me la sento, dai. No, niente da fare. Ti toglie tipo tutta la stamina quando ti colpisce. Non ci ho fatto caso. Per la combo se hai problemi usa reflex. Mi sa che quella è l'unica. Ah, ha riscattato il backflip. Si fa. 1, 2, 3. Fatto. Backflip lo fai, infatti. Va bene, quinto try, quindi niente patto di acqua, giustamente. Niente patto di acqua. Ma, allora, ci ho un po' sperato perché ho visto che comunque già verso il secondo try cominciavo a capirlo bene. Però è una boss fight bella complessa. Mi piange il cuore. E vabbè, acqua, ci saranno altre occasioni, dai. È una boss fight sicuramente impegnativa, ecco. Impegnativa. Ma molto bella. Molto bella. In generale il livello delle boss fight di questo DLC è di gran lunga superiore rispetto a quello delle boss fight del gioco, che comunque sono belle, perché ce ne sono di belle boss fight. Però qui siamo su un altro livello. Poi magari c'è anche un po' di gusto personale da fan di Bloodborne. Vedere delle boss fight più frenetiche, diciamo, più con quello stile bloodborniano, magari piace di più a me. Però penso che anche tecnicamente parlando siano delle boss fight migliori. Via. Si va. Ok. Ah, ok, se ti avvicini forse puoi baitare quello, non lo so. Essere troppo aggressivo non conviene comunque, direi. Ok. Va bene. Frame perfect. Di culo. No. Cazzo, questo è terribile, perché se ti piglia il primo ti prendono tutti. Però ci sta. È abbastanza citofonato come attacco. Non è che parta proprio all'improvviso. Sono io che non ho avuto i riflessi pronti. Ok. Ci siamo? Bastardo, guarda il dodge. Riesco a metterlo uno? No. Ah, lo dodgia proprio, è mezzo scriptato. Ok. Grazie di avermi lasciato curare. Spammino di amuleto. No, ti prego, dai, potevi lasciarmi curare un attimo. Ah, codata? Sta roba è nuova. Dai, dammi il tempo di recupero.
Ok, questi si possono doggiare abbastanza in tranquillità. Tra l'altro ti regala una mezza opening dopo, sbaglio. Andava schivata in avanti. No, l'ho premuto, dai. L'ho premuto. Solo a me sta laggando la live. A me sembra a posto. Guardando da OBS, quindi dovrebbe... Ok, sì, prova a fare un refresh. Prova a fare un refresh. L'hai premuto, l'hanno visto tutti. Esatto, Mattullio. A me va bene, ok, sì, allora magari... Magari è la tua, Idonius. Prova a refreshare, magari, il sistema. Sembra andare, perfetto. Hai tolto la felpa? Sì, sì, mai indossata. Dovremmo esserci. Sesto tentativo. Bella, però, sta boss fight. Veramente figa. Veramente figa. Ha un po' come tutte le boss fight di Dark Souls il problemino, tra virgolette, che se usi un'arma anche mediamente pesante come questa, praticamente l'opening non è un opening, è un colpo. E quello un po' devi farci l'abitudine, motivo per cui alla fine forse tanto vale andare a puntare su armi estremamente pesanti, perché tanto puoi dare comunque un solo colpo, ma con un colpo solo magari fai il doppio dei danni che sto facendo io con questa. Però, diciamo, al di fuori di quello, problema che viene comunque fissato, tra virgolette, poi in Bloodborne, dove invece si può essere molto più aggressivi, ma al di fuori di quello bellissimo. Bellissimo. Eccomi in patetico ritardo, ciao Nico, che mi sono perso. Abbiamo finito un po' l'esplorazione dell'area e abbiamo incontrato Manus, che ora stiamo provando a sconfiggere. Abbiamo fatto 6 tentativi per ora. Secondo me ce l'ho abbastanza il fight, l'ho capito abbastanza, però credo che qualche tentativo ancora ci vorrà. Credo che ci vorrà. Lo scudo che boosta la stamina mi farebbe andare però Vale in midroll, e secondo me è peggio. La cosa più safe è fare un colpo. Questo lo doggia scriptato? No! Se fai abbastanza in fretta non lo doggia. E qui guarda come il secondo colpo mi incula. Infatti. Niente. È un colpo. È un colpo. Va bene. Non c'è bisogno neanche di far così però, eh. C'è neanche bisogno di far così. Posso? Va bene. Non posso. Ok. È un colpo. Lì forse due ci entrano, però non me la rischio. Oh, manda via, pazzo. Dai. Sporchina. Sporchina così. Sincero, sporchina. 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 Va bene. Via. Dai, dai. Ce la fa il 14° try? Speriamo anche prima. Armatura di Avelyn Fatro le passa la paura. Dici di tankarla proprio. Non lo so. Sì, probabilmente se la tanki lo sciogli. Probabilmente quella è la strat migliore, perché non ha un damage output così atroce. Non ha un damage output così folle, in realtà. Rispetto a quanto è grosso e spaventoso, non fa così tanti danni. Ne fa, ma se ti buildi proprio super tancone, secondo me riesci a tankare abbastanza tutto. Forse ad eccezione di quel cerchio di palle di oscurità. Quello forse no. Quello forse va comunque in qualche modo eliminato. Che sia con l'amuleto o con un altro metodo che non conosco.
maschera del padre per la stamina, dite voi. Effettivamente la stamina un po' scarseggia a tratti. Andrev, grazie per il follow, bello, benvenuto. Ma si potrebbe anche valutare la maschera del padre, sapete? La mia paura è che mi mandi poi in... Dai, cazzo. Che mi mandi in, in midroll, che è quello che sto cercando di evitare a ogni costo. Però non è proprio una cattiva idea. Aumenta il carico? Non era quella che aumentava la stamina? Come fa a mandarti in midroll se aumenta il carico equipaggiato? Ero convinto che fosse quella che aumentava la stamina. Ah, del figlio. Ah, e allora scusate, perché dovrei aumentarmi il carico? Per mettere un equipaggiamento più sgravo? A che mi serve un equipaggiamento più sgravo? Dite, per provare... proviamo una cosa. Che magari ci permette di tenere un filo più di distanza. Vai. Il padre. Fatemi vedere questa cosa qua. Fatemi dare un'occhiata, eh. Secondo me non ce la facciamo. Però vediamo. Infatti non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Ah, maschera del padre, scudo. Ok. Magari posso mettere padre più scudo. Forse sì, vediamo. Però a sto punto non mi conviene mettere direttamente figlio. O no? E faccio prima. Dite, vabbè, lo scudo però lo puoi anche usare, in effetti. Quindi è un vantaggio in più. Mi sono perso la mia spada? Vero? Sì, qua. Provo a usare figlio meglio. Zitrone, secondo me, se riusciamo a mettere padre più scudo e rimanere in fast... è meglio perché lo scudo lo posso usare, effettivamente. Lo userò pochissimo, però è comunque una risorsa in più che mi porto dentro l'arena. Scudi sono giù, sì, sto andando a cazzo di cane. Mi sa che è sotto. Cimiero ondulato. No, non ci arriviamo. E allora figlio. Madre cosa fa, scusate? Leggermente IPV, no. Leggermente il peso trasportabile, la velocità di recupero dell'energia. Figlio, dai. Figlio, andata. Ok. Levati la mano per castare le piromanzie, tanto non le usi. Quella pesa zero, però. Quindi non fa differenza. Ok, doggiato troppo tardi. Doggiato troppo presto per non farmi mancare niente. Qua mi sposto semplicemente. Un colpetto l'abbiamo dato. Dai. Qua ne entrano anche due, infatti. Lo sapevo. Lo sapevo che ce ne entravano due. Doggiato troppo presto. No, 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 no.
Peccato, ce ne entravano due, ma non ho voluto essere greedy. Quella volendo è un opening. Io non mi sono preso. Bastardo. Ok. Beh, ne approfitto. Già che fa questo, ne approfitto. Secondo. Cazzo, non li ho adoggiati nessuno dei due. Rinuncio all'opening per far questo. Ok. Questo non ho idea di come doggiarlo, ma va bene così. Boom. GG, first try, eh? First tryato. Posso dire che l'ho forstraiato? Anima di mano. Vai. Fatto. Fatto. Bellissima boss fight. Non bella, bellissima. Stupenda. Stupenda. Il cerchio di palle comunque si schiva correndo da lui. Ah, ok, interessante. Interessante, 10 umanità. Questo è un drop interessante su cui riflettere. Ma prima di tutto leggeremo l'anima di Manus. Anzi, prima ancora voglio fare un minimo di riflessioni tecniche. Boss fight spettacolare, la più bella del DLC a mani basse, per me almeno per ora, poi vediamo il New Game Plus. E veramente figa, ma le riflessioni in realtà tecniche che volevo fare non erano tecniche sul combattimento, ma su lui chi cazzo è. Ma lui chi cazzo è? È considerato il boss più difficile di Dark Souls, addirittura. Ma chi è? Che ci fa lì? Vediamo se riusciamo a capirne qualcosa di più. Ci sono delle teorie sull'identità di Manus, immagino. Immagino. Cervo sotto effetto di steroidi. Va bene. Allora, anima di Manus, leggiamola e iniziamo a capire. O almeno a provarci. Non è un oggetto chiave, immagino sarà un oggetto come le altre anime dei boss. È completamente mangiata dall'oscurità e ha la forma di un'umanità. Ha un po' vagamente dentro la forma di un'umanità, quest'anima. Facendoci forse riflettere per la prima volta sul dualismo tra umanità e anime, che tutto sommato non hanno una forma così diversa, ma che sono in realtà molto diverse nella sostanza. Ok. Anima di Manus, padre dell'abisso. Quest'anima straordinaria è un grande e intricato conglomerato di umanità. Ecco, vedi? Vedi? Un tempo l'antico Manus era chiaramente umano. Divenne il padre dell'abisso quando perse il controllo della sua umanità, mettendosi in cerca del suo pendente rotto per l'eternità. Brividi. Allora, sta roba fa venire i brividi. Il pendente dov'è? Dov'è il pendente rotto? Ce l'avevamo? No, forse è un oggetto normale? Questo è il pendente normale. Questo è il pendente normale. Pendente d'argento. Ma non c'era un pendente rotto con cui siamo entrati nel DLC? Allora, voglio capire una cosa. È una chiave, ok. Pendente rotto. La metà di un pendente di pietra rotto.
La corda sembra quella tipica di Ulassi. Questa pietra antica emana potenti influssi magici. Nell'epoca attuale, tuttavia, non è possibile manipolare né percepire tale potere. È un oggetto che suscita riverenza e una strana, profonda nostalgia per il passato. Quindi Manus è un po', tra virgolette, forse una critica o comunque insomma una rappresentazione di noi, dell'essere umano. Forse non è neanche una critica, forse in realtà in qualche modo è anche un elogio dell'essere umano, che è disposto a dedicarsi al raggiungimento di un obiettivo fino a raggiungere la follia. E non so bene come si incastri nel grande disegno di Dark Souls, questo non ve lo so dire in questo momento. Però è sicuramente un personaggio interessantissimo, perché lui era chiaramente umano, lo dice proprio la descrizione dell'anima. Ed è stato poi corrotto, insomma, ha perso completamente... Stavo dicendo ha perso il senno, ma in Dark Souls perdere il senno ha un altro significato, però, diciamo, nel nostro mondo umano potremmo dire che ha perso il senno, insomma, ha completamente andato fuori di testa nella ricerca smodata di questo suo oggetto, di qualcosa che era materiale. Quindi forse sì, forse è una critica dell'uomo che per gli oggetti, per ciò che è materiale, perde quella che è la sua umanità reale e lascia che venga divorata da tutto quello schifo che c'è attorno. E basta guardare l'immagine dell'umanità e l'immagine dell'anima di Manus per capire cosa sia successo. Non a caso, secondo me, l'anima di Manus è qui in basso, proprio sopra le umanità. Non credo che questo sia casuale. Nell'inventario vogliono proprio farti vedere questa cosa. Fai conto che te in questo momento hai 47 umanità nell'inventario. Ok. Manus è la rappresentazione dell'Ikikomori, una critica all'essere umano rinchiuso in casa a masturbarsi in continuazione. No, non credo, Nottone. Controlla l'arena che magari trovi qualcosa. Lo faccio. Distruggersi per trovare qualcosa. Sì. Sì. L'allora di Manus continua in Dark Souls 2. Ok. Magari lui è così arrabbiato con te perché tu ce l'hai, ma lui no. Anche, quindi forse anche in qualche modo una rappresentazione dell'invidia umana, dell'invidia che consuma e di chi senza scrupoli è disposto anche a ferire gli altri, a distruggere tutto per il raggiungimento dei suoi obiettivi, obiettivi che sono solo materiali e che, come dicevo prima, gli fanno perdere la sua umanità. È interessantissimo, non so, io l'ho interpretata così, magari un'interpretazione mia che non trova nessun riscontro nella realtà, o magari ho casualmente tirato fuori la teoria più blasonata dai fan, questo non lo so. Io la vedo così e mi piace molto. A parte gli scherzi, non credo sia così complicato da dover cercare critiche alla società. Invece secondo me Nottone, Dark Souls parla un sacco di noi in tante cose. Il fatto che sia un gioco che non si prende sempre sul serio non vuol dire che non abbia delle idee, dei messaggi seri dietro, secondo me. Ci sono tante cose in cui Dark Souls parla di noi. Parla a noi e di noi. Proprio una maledizione umana. Perseguitiamo obiettivi distruggendo piano piano se stessi, cadendo così nell'oblio. Vedi, questa mi piace, questo pensiero. Ecco perché lui era umano. Manus è tanto contorto come personaggio, e questo rende stupendo tutte le congetture che vengono fatte su di lui. Ma infatti questo poi è quello su cui From sguazza, cioè il fatto che non ci sia una risposta, no? Che sia lasciata un po' all'interpretazione del giocatore, che il giocatore debba anche talvolta, tra molte virgolette, inventare una risposta per giustificare le cose. E tra l'altro vedevo un'intervista di Miyazaki, qualcosa di Miyazaki diverso tempo fa, in cui lui diceva che questo stile gli appartiene, gli piace, perché quando era piccolo leggeva libri, mi sembra, in lingua inglese, che non capiva, e quindi non so se, insomma, ne capiva solo alcuni piccoli pezzi, oppure li capiva tramite le immagini, ora non mi ricordo.
Comunque il concetto è che lui doveva inventare il resto della storia, doveva trovare un modo per collegare i punti, no? Avevo visto questa cosa qui. Questa è la conseguenza del libero arbitrio. Una roba che non ho capito mai, magari voi potete darmi una risposta. Artorias non ce l'ha fatta a sconfiggere l'abisso, quindi il non morto tornando nel passato è lui il salvatore del mondo, ma hanno dato il merito ad Artorias. Esatto, Lord of Cinder, almeno questo è come l'ho interpretata io. Noi siamo quello che ha compiuto la missione di Artorias. E infatti, guardando l'anima di Artorias, che però ormai abbiamo dato via, comunque nell'anima di Artorias c'era scritto che siamo noi, praticamente, il non morto che ha fatto questa cosa. Va bene. Ah, lo dice il fungo quando torna. Ah, perfetto, ci sarei andato comunque a parlare, ma a maggior ragione. Artorias era palesemente corrotto quando l'hai sconfitto, infatti. La sua conoscenza dell'inglese non era elevata, quindi cercava di capire la storia da quei pezzetti che comprendeva. Bravissimo, Bugo, grazie per aver precisato. Il non morto viene portato in quest'era proprio da Manus, quando riusciamo ad ottenere il pendente rotto. Bravo, bravo, bel dettaglio, Shube. Qualcosa che sapevo, tant'è che anche quando poi ho visto la mano qui ho detto ecco la mano che ci ha portato qui, ma non avevo fatto il collegamento. Lui è... Il pendente è l'oggetto che ci fa entrare nel DLC proprio perché lui vuole il pendente. Certo. C'era scritto che eri tu e che la sua leggenda non corrisponde del tutto al vero. Esatto, Jintok, va bene. Bellissima boss fight. Bellissimo, secondo me, almeno per come l'ho interpretato, il messaggio dietro questo boss. Qui troviamo qualcosa... Ah, è lei. È la principessa. Allora, accendiamo il falò. Ok. Mi piacciono i Souls perché sono come te, Nox. Secondo me ci sono riferimenti molto artistici e rappresentano molte paure che noi umani abbiamo. Infatti io credo che parlino tantissimo di noi i giochi di From Software. Non credo che siano fini a se stessi. Comunque il pendente per entrare era dentro un golem blu, quindi era desiderato anche da Sith. Bravo Maci. Fantasma imminente. Non ce la faccio. Voglio leggerli, ce l'ho fatta. Quanti tre ci abbiamo messo alla fine? 7-8? Umanità? 8 try. Grande Zitrones. Prova fondo schiena. E qui troviamo lei. Ritroviamo lei. Non mi riposo al falò nel terrore che scompaia, anche se non credo, però. Non ci dice niente? Basta? Uccidere. No, come uccidere? No, non posso farlo. Guarda bene il centro dell'area. Non mi sembra ci sia nulla di particolare qui. Ok. Ne ero ossessionato, ha sacrificato tutto per capirne i segreti. Non mi sembra ci sia altro. No, ragazzi, non la uccido, non ho veramente nessun motivo di ucciderla. Non ho ucciso Siaran, che poteva darmi anche delle cose, perché secondo me non aveva senso farlo, figuratevi se uccido lei. Ok, torniamo. Comunque alla fine, legato alla... Claudio, grazie per il follow, bello, benvenuto. Riguardo il discorso delle fiaschette che facevamo prima, ne ho 9 in questo momento su 15 e forse ne ho bevuta anche una prima di entrare. E mi sono curato spesso, tra l'altro anche missando dei tempismi di cura probabilmente, qua e là. E comunque abbiamo chiuso la boss fight con 9 fiasche, quindi... Come dicevo appunto, forse per una boss fight non c'è questa necessità di portare le fiasche a 20, perché non ci arrivi a usarle. E ho anche le fiasche poco potenziate, perché ce le ho a più 4, che è molto meno di quanto dovrebbero essere a questo punto, credo, ormai.
santuario. Vai. E se nel passato lui esisteva, nel presente oppure non c'è, non c'era già più perché tu lo hai ucciso. Vabbè, qua bisogna fare, è mindfuck, cioè bisognerebbe andare proprio a a mettersi lì a fare calcoli e cose. Adesso questo non lo so, questo non lo so. Allora, El Fungos, Elisabetta, vai. I have awaited thee. Thou hast rescued Princess Dusk and rid us of that terrible primeval human, even halting the spread of the abyss. I salute the grandeur of thine enterprise. Please allow me to express my gratitude. Okay. I thank thee, as do we all. Fungo di Elizabeth. Mi dici altro? But I will keep thy story to okay. This is the best way. For thou art come from a time far ahead. No one will sing thy praises. But yet thy greatness shall live on. For it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. Okay. Okay. Not long ago, I had another visitor. Ooh. A human like thine self, from a faraway time. Only he was dreadfully odious. Manus. And I'm afraid that he is still amongst us. He wore a hat. Ah, no. Chester, quel cretino. Va bene. Was thine eye glancing hither? Thou needst not hide thy wonder. I am a mushroom, after all. Ok, torno nell'arena, sì. Torno nell'arena. E poi leggevo che qualcuno mi diceva che Alvine indica un muro invisibile. Vedo che sei stato sgridato dalla chat perché non avevo ancora dato il via libera agli spoiler, ma va bene. Sinceramente in questo caso vi avrei detto se c'era mi sarei fatto dire la strada che avevo missato. Quindi ci andiamo subito. Però veramente ragazzi, aspettate che vi chieda io le cose. Teletrasporto. Poi va bene, non mi arrabbio, non me la prendo, però cercate di aspettare che ve lo chieda io. Baratro dell'abisso. No, però da lì non arrivo da nessuna parte. Non arrivo da nessuna parte, devo andare alla contea. L'ho già ucciso Chester, Lord of Cinder. Visto che ti manca poco, vuoi che ti dica qualche item che hai missato? Ma vediamo, se sono cose se c'è qualcosa sulla strada che ho missato, sì. Se no, adesso non mi metto comunque a fare la ricerca oggetti. Godo che hai decapitato il cilindro beffardo. Sì, se lo meritava. Nox, devi dedicarci del tempo su sta cosa di Manus. Secondo me apre un mondo. Mi piace molto come personaggio. Voglio capirlo meglio. Ciao Nox, per caso questa è Ibiza? Potrebbe essere Ibiza. Esiste una possibilità che questa sia Ibiza, ti dico la verità. Ti devo dire la verità. Esiste. Quindi Alvina mi indicava un muro invisibile. Bene, allora adesso potete tranquillamente guidarmi. Potete tranquillamente guidarmi. Colpisci il muro a sinistra. Ok, aspetta. Muro a sinistra. Sinistra della porta? Questa è la destra? Di che muro stiamo parlando, ragazzi? Quello avanti? Quale? Ah, era questo, ma più verso il baratro. Ah, ok. 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 Ottimo. Ok, facciamo fuori queste. Eccolo. Eccolo.
Oddio. Oddio, che cosa mi dà? Scudo grande purificatore. Si legge subito. Chi è che mi ha dato uno scudo del Cavaliere Nero più 5? Non l'ho mai letto. Però dobbiamo leggere. Scudo grande purificatore, che è lo scudo di Artorias, immagino. Usato dal Cavaliere Artorias, che soccombette all'abisso. Artorias, sfregiato dall'abisso, utilizzò questo scudo per proteggere il suo compatriota Sif. Oddio. Da allora lo scudo è fortemente indebolito, ma vanta ancora un'eccezionale difesa magica. Lacrime avanti. Lacrime avanti, momento. Ok. Va bene. Abisso? No. Va bene. Ah, uso un osso. Uso un osso. Uso un osso. Può intuire la lore di Sif, portato da cucciolo ad Artorias in uno scontro con un mostro gigantesco padre dell'abisso. Un uomo razionale, Artorias, esatto. Esatto. Appoggialo alla principessa, lo scudo. Davvero? Nox, devo andare a lavoro, è stato un piacere questa puntata, meno male ho guardato. Buona giornata, ciao Zitrones, grazie mille per esserci stato. Ti ricordi perché non aveva lo scudo durante la boss fight? No, cioè mi ricordo che non lo aveva, ma non so il motivo. Ah, era una battuta. No, ma non sto capendo. Ok, state scrivendo troppe cose tutte insieme. Sì, mi ricordo il braccio. Aveva il braccio spezzato, sì. Questo me lo ricordo. Ragazzi, calmi col PvP. Lo facciamo. Basta chiedere il PvP. Stiamo finendo questa cosa qui. Poi facciamo il PvP. Va bene? Tanto amore, però basta. Cerchiamo. Finiamo questa cosa qui prima. Aveva il braccio ferito perché ha lasciato lo scudo a Sif. Ah! Ok, ok. Certo. Cosa a cui si poteva arrivare. Ok, non... Mi è proprio sfuggita. Certo. Sì, Ginto, ci vado dove c'era il guardiano, va bene, l'ho letto, l'avete scritto 500 volte, ci vado. Volevo finire questa cosa qui prima, volevo finire questa discussione, questi concetti prima. Ok, va bene. Potremmo provare a parlare prima di andare a fare qua il PvP che facciamo. Potremmo provare a parlare anche con... Dove è finito? Con Tea di Ulasil. Con Goff. Ciao, Venji. Cosa succederebbe se prima di combattere Sif nel presente lo salvassi nel passato come adesso? Ma lo abbiamo salvato? Non mi sento di averlo salvato, a dir la verità. Sif stava proteggendo lo scudo perché Artorias è caduto in battaglia. Io la sapevo così, dice Zibeiro. Lo hai salvato? Perché l'ho salvato? Cosa, in che senso l'ho salvato? Sono andato lì, l'ho guardato ed è scomparso. Parliamo con Goff. È inteso. No, ragazzi. Queste sono teorie scritte da qualcuno su Reddit, a caso, senza elementi, che poi per qualche motivo piacciono e diventano canoniche. No, non ho salvato nessuno. Ho rotto un muro invisibile, ho guardato in faccia un lupo che ha ululato e poi è scomparso come il bambino del meme che fa il segno della vittoria e poi scompare. Fine. Era circondato dalle umanità. Ah, in quel senso, dici. Ok, va bene, ok. È così perché dopo ti aiuta contro Manus. Ah, sarebbe mo... Ah, ok, ok, allora c'è un senso, ok. Ok. Ok, va bene, ci sta, ci sta. Ehi, tu. La leggenda vivente, finalmente. Finalmente mi viene riconosciuto il mio titolo. Dai, cazzate a parte, cosa mi dici, amore? No, niente di nuovo.
cherish my work. Wood carving is a nuanced art. I would have much to talk about with that blacksmith. In truth. Ok, ho letto un messaggio molto interessante di Banditus, che ci dice: quando hai indossato tutta l'armatura di Artorias e i suoi oggetti, Vella Boss Fight di Sif ti mostra, come posso dire, un video diverso. Ma non devo aver già affrontato Sif, cioè se vado adesso non succede niente. Sif è una lei comunque, dice Sir Silver. Ah, è femmina. Quindi se vado adesso non succede niente. Non succede niente, peccato. Vabbè, allora non ci vado. Deve essere vivo. Ok. Figo, da provare il New Game Plus. Ricordatemelo. Da provare il New Game Plus per vederlo. A proposito, Maschera del Figlio, va bene, ci hai servito bene, ma sei veramente brutta in culo. Quindi rimettiamo il nostro, a parte che questa Power Ranger praticamente. Quella di Artorias com'è? Comunque sì, la cosa sulla tomba è questo ciuffo qua. Non è una radice, come suggeriva qualcuno. Ma non è neanche un parassita come suggerivo io, che sono troppo influenzato da Bloodborne. Va bene, dov'è il mio cappuccio orlato? Oh, questo è il drip. Metti il sacco. Ok. Ah no, il falò è di qua. Il falò è di qua. Fantastico. Fantastico. Molto bello questo DLC. Mi è stato detto di tornare al santuario a piedi. E lo faccio. E lo faccio. Quindi. Santuario di Ulasil. Troverai un segreto, ma credo di conoscerlo il segreto. Perché ora vi spiego, aspetta, avanzo di livello e vi dico, portiamo su anche Fede così possiamo usare un po' la spada di Artorias. Livello 100, tondo tondo. Io in realtà quando ho affrontato il... Come si torna a piedi al santuario? Da qua. Quando ho affrontato il guardiano ero convinto che ne sarebbero spuntati due. E non sono pazzo, io ricordo nitidamente di aver visto una boss fight contro due guardiani, quindi... Se ora mi dite di tornare lì, vuol dire che c'è una seconda boss fight e i guardiani sono due. E infatti, uno è qua e l'altro è là, ma non sono boss, ok? No, vabbè. Siete dei pazzi drogati. Dei pazzoidi drogati siete. Se magari stai fermo un attimo, due sberline te le do. Oh, coda del guardiano, grande. Ok, ok, ok. Lasciatemi un attimo in pace che devo curarmi tantissimo. No. Ok. Però abbiamo la coda del guardiano, figo. Che comunque ci rimane. Che comunque ci rimane. Ce la leggiamo però dopo averli sconfitti. L'hai affrontato il demone Pisello? Credo di no. Due leoni di San Marco, esatto. No, ho sbagliato tasto. Ok, non gli fa un cazzo, perfetto. Hanno molta meno vita di quando sono da soli. Dai, che stronzo, mi stavo curando. Ok, questo è il perfetto esempio di boss che non dovrebbero essere affrontati insieme, che vengono messi insieme all'interno di un'arena. Ed è un vizietto che, diciamo, in Elden Ring si è ripetuto spesso. Qui in Dark Souls molto meno. C'è una lore del perché diventano due, evoca qualcuno. No, no. L'orgoglio mi impone comunque di farli da solo. Però vediamola, potrebbe anche essere divertente evocare qualcuno.
Potrebbe anche essere divertente, vediamo. Allora, un po' si riescono a tankare, anche perché le sberle che prendono le sentono. Ok, va bene, va bene. Vabbè, dai, questa va semplicemente tankata. Va tankata perché loro non sono fatti per essere combattuti insieme. Va bene. Va bene. Va bene. Sì, proprio un brutto fight. Peccato. Peccato voler chiudere questo stupendo DLC così. Ma vabbè. Vabbè. Scudo? No, scudo è per i deboli. Lo scudo è per i deboli. Vieni qua. Ecco. Vedi? Basta, hanno deciso che non sanno più mirarmi. Ah, adesso sì. Corri. Vieni qua, pezzo di cazzo. No, lasciami in pace tu da dietro. Vieni qua. Stronzo. No! Dai! Che fastidio. Che fastidio. Che combattimento indegno proprio. Proprio indegno forte. Dai, vieni qua, stronzo. Madonna, si fanno pure inseguire. Non solo non attaccano con dei tempismi sensati, ma si fanno pure inseguire senza vergogna. E ti colpisce mentre ti... Non ci credo. Vabbè, dai, vabbè. 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 Dai. Faccio un altro try, poi magari chiamo qualcuno di voi. Non è nemmeno una boss fight, è solo una roba fastidiosa, quindi va bene. Sono disposto a scendere a compromessi. Qui veramente l'unico modo per farli è... Vabbè, o strategie specifiche, ma se non vuoi attuare una strategia specifica per loro, l'unico modo per gestirli è aver culo con il loro RNG. Cioè, sperare che mentre te la prendi con uno, l'altro non se la prenda troppo con te. Ok, sono morto. Dai, ancora uno. Oh, ok. Va bene. Se può fa. Ah, la coda ti avvelena. Vabbè, uno è come la boss fight. Con meno vita, tra l'altro, quindi... Però forse non dovrei sottovalutarlo. Ok, GG. GG. Che merda di scontro. Lo schifo. È incredibile come Dark Souls riesca a dare, a distanza di 5 minuti, sfoggio di game design impeccabile, di un'opera maniacalmente costruita per essere perfetta, e poi questo, che è inqualificabile, non voglio neanche dire che cos'è. 3000 anime, ok. Va bene. Fammi sì, come l'hai fatto First Try. Pino, questi sono anni di esperienza. Curati, sì, mi curo. Mi curo. Va bene. Da qui posso uscire nuovamente? Oppure è impossibile? Sta roba non l'ho mai capita, vedi, Doc. Adesso respawnano. Spero di no, Arzio.
spero con tutto il cuore di no. Ah, qui c'era un falò, è vero. Ok. Leggevo qualcuno prima che diceva che si può evocare Dusk nel bacino. Quindi io ci andrei. E così chiuderei la storia con il DLC. Poi ci sta che magari ci siamo persi qualcos'altro dentro. Vediamo, guarda, se volete guarda, fate così, io vado a evocare Dusk, c'è qualcos'altro che ci siamo persi nel DLC, ditemelo, se sono robe minori eccetera magari lasciamo stare, l'aveva scritto Lord of Cinder, grazie, se ci sono robe minori magari lasciamo stare, se no le andiamo a vedere. Comunque questo momento, quello in cui io vi dico se vi va ditemelo, è il momento in cui dovete scrivere se volete le cose che contengono spoiler, nel resto dei momenti per favore ragazzi non fatelo. Dove devo andare? Qual è il più vicino? Il comune? O la chiesa? Non c'è la chiesa come... No. Allora il comune. Ah, altare del sole. Ecco come si chiamava la chiesa. Altare del sole. Andiamo all'altare del sole. Perfetto. Perfetto. C'è la viverna sopra? Forse. Ho sbagliato strada. Di qua. Ok. Boom. Qua allunghi un casino. No, non è vero. Mi sembra sia la cosa più rapida. Quale avreste fatto voi più breve, scusate? Più breve di questo. Da Andre eri vicino? Ah, passando proprio dal bosco, dite voi. Non so. A naso mi sembra più breve questa, però non lo so. Forse avete ragione, eh? Vediamo. Un dettaglio nell'arena di Manus è che c'è una tomba a forma di umanità dove credo si sia risvegliato Manus. Non l'ho notata. Ci sono tante lapidi a forma... Cioè, insomma, sì, non so se chiamarle lapidi, comunque a forma di umanità all'inizio del DLC dove c'è Elizabeth. A proposito, non abbiamo letto il fungo di Elizabeth. Lo facciamo tra un attimo. Adesso possiamo dire cose che prima non potevamo, dipende dalle cose, comunque come dicevo poco fa, se c'è qualcosa nel DLC che mi sono perso, ora ditemela pure. Eccolo lì, l'ho visto il segno d'oro, a meno che non sia uno di voi, ma non può essere uno di voi perché non sono umano. Ok. Prima che ci spunti qualcuno, no. Che succede? Ah, ok, così, va bene, va bene. Ed eccola qua. I am Dusk of Ulysseo. It is an honor to see thee again. Ok. I shall follow thy wishes. Ah, acquista oggetti. Ce l'abbiamo già. Vende solo questo. Ok. Apprendi gesti. Inchino profondo. Parla. For a very long time I was trapped within the crystal golem. From my home I was taken. Banished to a plane of distortion. Ok. It was there. But thou came to my rescue, long after I had relinquished all hope. So gleeful was I. My faith reneweth. Ok.
Ok. Hai parlato con Daphne nell'arena di Manus? Sì, in realtà fa solo un verso, diciamo. Non parla. A me vendeva magie. Non ha magie. The sorceries of Ulysseal differ from the magic of thine age. Ok. It is difficult to explain. Ulysseal's sorceries are, what doth one say? They're somewhat of an approximation. Approximation. Thine sorceries are more straightforward, negating all but thyself. Dost thou not find some fascination in these discrepancies? Sì. The sorceries. Ok. Però non vende magia. Non si ripiglia dopo un po'. Ho provato a fare il dialogo 3 volte ed era proprio la stessa linea di testo, quindi ho immaginato di no. Le ha già prese da Elizabeth, quindi forse è per questo che non le vende. Ah, ok. Va bene. Va bene. If thou art in need, pray someone. Convocami ancora. I wish to be of assist. May the flames guide thee. May the flames. Ok. Ok. Miscredente. Va bene. E ti segue con lo sguardo. Va bene. Urge andare a vedere se si trova ancora lì sotto. Questo lo voglio fare. Osso. Dai. Spammato la X. Poi vediamo anche il fungo di Elizabeth, eh. Osso sprecato. No, vabbè. Baratro dell'abisso. C'è ancora lei? Umanità. Dico di non uccidere la Fair Lady, non ucciderò mai la Fair Lady. Era dall'altro lato? La coda del guardiano, avete ragione. Adesso vediamo se lei è ancora qui. Se non c'è, comunque leggiamo. Coda del guardiano e fungo. La tomba a forma di umanità. Ah, ok, ok. Non c'è più. Eh no. Va bene. Ok. Allora, coda del guardiano. Andiamo a capire... quei bei leoncini pazzi, cosa c'entrano in tutto questo? Andiamo a vedere. Eccola qui. Coda recisa del guardiano del santuario. Questa coda flessibile, acuminata e molto velenosa può divenire un'arma micidiale, purtroppo. Niente di più, ci viene detto. Io direi... non so se avete notato quanti talismani ci siano in questo inventario. Io direi una cosa. Che questo forse è il luogo giusto per abbandonare i nostri averi, per abbandonare questi oggetti, no? Ed evitare di finire come Manus alla smodata ricerca del bene materiale. Ovviamente non lo sto facendo perché ogni volta che scorro nell'inventario mi rompono i coglioni, ci mancherebbe. Lo faccio in senso simbolico. Perché penso che sia corretto lasciarli indietro, concentrarsi sul mantenere la nostra dignità umana. Quindi, via. No, non volevo equipaggiarlo. Ma come si fanno a buttare? Non mi ricordo più. Da qua forse non si può. Come sei profondo, esatto. Posso farlo forse solo da qui? Solo da qui? Vendili a Frampt. No, no, ma... liberiamocene e basta. Questo è il posto giusto per liberarsi di queste cose. Non voglio soldi in cambio, non voglio niente.
che non sia la soddisfazione di aver lasciato indietro i miei beni materiali. Come si buttano? Perché fa così? Non me lo fa più fare. Un talismano è per sempre, basta. Basta, dove sono? Dai, fammi prendere il primo. Oh, abbandona, non posso. Non posso abbandonarlo. Vedi, quindi forse è già troppo tardi. È già troppo tardi. E vabbè, è andata così. Andiamo. Quello è equipaggiato. Ah, per quello non posso, allora. Per quello non posso. E infatti, posso. Adesso posso. Beh, uno lo possiamo anche tenere come ricordo. Guarda quanti ne ho. Guarda quanti. Allucinante. Via. Via. Via tutti. Via tutti. Guarda qua, non finiscono più. Non finiscono più. Ancora due da buttare, ce l'abbiamo fatta. Oh, eccoli qua. Li possiamo lasciare qui. Da dove vengono? Da Gargarozzo. Se non ricordo male. Va bene. Va bene. Come fermo? No, no, perché fermo? Tra un po' despawnano. Va bene, persi nell'etere. Per sempre. Comune dei non morti. Gargarozzo il più forte, esatto. Esatto. Ci siamo, comune dei non morti. PvP time. PvP time. Perciò. Andiamo a prendere un'umanità. Sarebbe interessante poi vedere anche cosa si può creare con l'arma di... Ah no, prima del PvP time, scusate, devo leggere anche il fungo di Elizabeth. Fungo medicinale di Elizabeth, custode del santuario. Questo fungo ha proprietà invigorenti che ripristinano molti PV per breve tempo. Per un guerriero i suoi effetti possono fare differenza tra la vita e la morte. Ok, va bene. Non ci dà informazioni troppo succose. Non ci dà informazioni troppo succose. Oggi partecipa Gintok. Ciao, Aidoneus. Ciao, buon pranzo e buona giornata. Anche a te. Poi voglio vedere cosa si crea con l'anima di Manus. Mi interessa molto. Ma per il momento... un'umanità. Ci umanizziamo. E si va. E si va. Andiamo. No, ho sbagliato strada. Andiamo di qua. Ok. Di qua. Backflip riscattato da Bugo, attenzione. 1, 2, 3. Backflip. Vai. Ok. Scudo del soldato vuoto, va bene. Si aggiunge alla quindicina che avevamo nell'inventario. Tra un po' spunteranno i segni. Ne approfitto per bere. Eccoli qua. Gintok, ci sei? Se ci sei, che è dal primo episodio che lo diciamo, evoco te. Punto esclamativo password in chat, Zanella, e la vedi. Ti esce. 3 minuti, va bene. Gargarozzo, che chiedeva uno scontro contro la final form di Gargarozzo. Ci sto. Ci sto.
vada per il fight con Gargarozzo. Poi chi abbiamo oggi? Ah, non posso nel frattempo. Un palumpa, grazie per il follow, benvenuto, bello. Noxil. Noxil lo devo fare, lo devo fare. È una mia versione alternativa. Stessa build. Ah no, no, non è stessa build. Gargarozzo. Inchino. Gargarozzo. Bettina, ok, facciamo la bet. Aspetta che faccio la bet. Wins. Nox opponent. Un minuto solo però, veloci ragazzi. Un minuto per bettare. Un minuto per bettare. Aspetta, aspetta Gargarozzo. Fight. Ok, però aspetta, aspetta. Non possiamo partire finché non finisce la bet. Teoricamente. Se poi possiamo fare un po' così. Questo lo possiamo fare. Questo si può. Quando vuoi. Poi Nox, ci potrebbe essere un mega riassuntone su tutto quello che hai visto e secondo te qual è il senso di alcune cose, le intenzioni dei personaggi? Ah, tu dici io posso farlo, ok, non capivo. Cos'è l'umanità, cos'è l'anima, se esiste un dualismo tra i due concetti. Magari perché no anche cosa vuol dire Dark Souls e tante altre belle cose. Se poi posso lanciarmi in un consiglio, magari puoi rivederti la cinematica iniziale per ripasso in vista del gran finale. Sarebbe da rivedere, su quella sono d'accordo. Su quella sono d'accordo. Sì. Sì. Va vista, va rivista. E comunque sì, buona idea, vediamo poi se il tempo lo permette. Però magari qualche analisi sarebbe interessante. Chissà, magari se usi l'anima di Manus ti dà umanità. Può essere, vero, non dice che ti dà anime. Però non la voglio usare per ora. H Vacui, Horror Vacui, benvenuto. Ci siamo, Gargarozzo, perdonami. Puoi ribaffarti, vai, non ti attacco. Ribaffati pure. Ok. Non vuoi ribaffarti, va bene così. Oddio. Oh, shit! No, mi sto incastrando nei muri. Vieni qua. Cosa... cosa fai, Gargarozzo? Oh, damn! Ok. Oddio, il sidebax. No, non è stato un sidebax. È stato un backbackstab questo. GG. Ok, torno umano. Aspetta, devo prendere l'umanità. Ora devo sfidare assolutamente Noxil. Assolutamente. È acqua, sì, ho visto il tuo segno. No, ma l'ultimo l'abbiamo fatto quando? L'altro ieri. Qui c'è gente... comunque ancora non l'ho fatto completamente, acqua. È giusto dare spazio un po' a tutti. A me non è apparso il box per la bet. Strano. Adesso tanto ne parte un'altra. Comunque. Ne parte subito un'altra. Potete già votare tra pochissimo. Un minuto di tempo. Credo che sarà contro Noxil, mio alter ego. Hai tradito due volte il mio patto. Non l'ho tradito. L'avrei tradito se fossi andato in un altro patto. Semplicemente non sono stato all'altezza. Non è tradimento. Boom. Ok. C'è. È lui. Noxil. Vieni qua. Noxil contro Noxil. Evocazione fallita. Era un paradosso troppo grande. Un paradosso temporale troppo grande. Non c'è. Devo evocare qualcun altro. Momoa. Non so se l'abbiamo fatta, Momoa. Elsid. Elsid l'abbiamo fatta. Spesso. Quindi direi Momoa. Vai, Noxil, ma non c'è. Non c'è più. Non c'è più.
Dove sei finito, Noxil? E se in realtà Noxil fossi tu? Certo, in un'altra linea temporale. Questo è ovvio. Momoa. Chi sei, Momoa? Fatti vedere in chat. È rispuntato Noxil? Sì, era rispuntato Noxil. Va bene, Noxil. Con te la facciamo per ultimo, dopo questa. Come si fa per la bet? E niente, punti canale su quello che pensi che vincerà, semplicemente. È una normale scommessina. Momoa. Inghino. Danza dell'amicizia. Questo è un must, va fatta. Ok, fatta, va bene. Ah, ci prova, Momoa. Prova l'affondo, tenta l'affondo, tira fuori lo scudo. Si sbilancia, tenta il backstab, no, calcio. Questa è una lancia infuocata, o più, per meglio dire un'alabarda. Momoa va nell'affondo, ci riesce. Lagghino un po' così. Prende un'accetta. Il nano armato di ascia. No! No! Oh shit, sono morto. Che cazzo fai? Che cazzo fai, Momo? C'è anche Jintok. Va bene, devo fare Noxil perché lo devo fare. E poi Jintok. E poi ci salutiamo. Giga Chad, ma chi era? Vieni fuori. Fortissimo. Sì, lui è mio padre. Chi era? Momoa, chi sei? Vieni fuori. Io perché continuo a scommettere su di te? Ma questo è un errore. Per fortuna ora ho tante umanità, quindi posso perdere con serenità. Era Hero of Pain, dite? No, non era Hero of Pain. Hero of Pain mi sembrava più... cioè, Momoa, bravo, GG, ma Hero of Pain mi sembrava più skillato. Più forte. Forse anche un po' più tryharder da un certo punto di vista. Ma più forte. Allora, scegli il risultato. Opponent. Sono umano? No. Non volevo ravvivare, volevo tornare umano. Io non ho capito se vinco la scommessa mi dà più punti di quelli che ho scommesso o me li ridai e basta. No, ovviamente te ne dà di più, però dipende anche da quanto hanno scommesso gli altri. Vinci i punti scommessi dagli altri. Allora, Nox e opponent, who wins? Va bene, vai, potete votare, un minuto. Comunque l'attacco in corsa della barda è buggato, per quello sembrava laggoso. Ah, ok. Sì, mi è sembrato che ci fosse un po' di laghicchio. Non l'hanno fissato. Va bene. Ok. Jintok, come ti chiami? Come si chiama il tuo PG? Qualcuno ti ha convocato. Va bene, vediamo se c'è Noxil allora. Titaniti che non posso prendere. Mi parte sempre l'R1 gratis. Barney Stinson si chiama, ok. Ma è stato convocato, mi pare di capire. Quindi si va di Noxil, se appaiono. Eccolo. Guardate. Due linee temporali. Stesso personaggio. Noxil contro Noxil. Tuttavia non hai il mio cappuccio. Questo va detto. Arriverà. Noxil contro Noxil. Noxil contro Noxil. Inchino. Il me di un'altra linea temporale vuole darmi qualcosa. Io lo accetto. Ma non posso prenderlo. Probabilmente è titanite. Ne ho già troppa.
Ne ho già troppa, Noxil. Sì. Siamo pronti? Noxil conosce tutte le mie mosse, ma ovviamente anch'io conosco le sue. C'è spazio per un solo Noxil in questa Lordran. Sei pronto? Sei pronto? No! Il side backstab! La tecnica più temuta da Noxil viene usata contro di lui! Il side backstab ha colpito! Ah! Noxil ha vinto! Noxil ha vinto! Evil Noctis! Evil Noxil! Esatto. Esatto. Ha vinto Noxil. Ha vinto Noxil. Ah, era Popò il drop. Ok, non lo potevo prendere. Ne ho 99, mi sa anche di quelli. Va bene, oggi non ne vinco uno. Chissà se contro Jintok... Raga, non mi evocate Jintok, mi incazzo. Non mi evocate Ginto, ok? Che sto andando da lui. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Barney Stinson si chiama Jintok. Ok. Non mi evocare. Anche il cappuccio di Nox è lo stesso, ma dall'avatar del fantasma sembra diverso. Veramente? Ah. Non lo sapevo. Ok. X-Flash. Va bene, anche X-Flash vedo che mi scrive che vuole farla da un po' di giorni, però... Devo fare Jintok, che non c'è. Vabbè, niente, dai. Jintok, abbiamo capito che non è cosa. Si fa con X-Flash. Jintok, domani. Domani. Domani finisce la run. Ho capito, Jintok. Hai avuto però 23 episodi per fare questo PvP. E io ho sempre cercato di fartelo fare. Eccolo, inchino. Siamo pronti? Mi stai dando qualcosa? Che succede, X-Flash? Fabio, comunque, grazie per il follow, bello, scusami, non avevo visto la notifica. Concessione. Lucerne. Lucerne ce l'avevo. Grazie mille. Concessione non so cosa sia. La leggiamo però domani. Vi tengo sulle spine, ricordatemelo. Sei pronto? Danza dell'amicizia. Ci siamo? La lucerne, se sei andato dove penso io la trovi... L'ho trovata, sì sì. Cosa c'è qui? Elmo del paladino. Armatura del paladino. E guanti del paladino. E i gambali. Certo. Questi non so di chi siano. Ciao, Zanella. Danza dell'amicizia, si va. Questi anche li leggiamo domani. Interessanti. Interessanti. Non li ho riconosciuti. Non mi viene in mente l'NPC che li indossa. Prego, venghi. Non mi ha preso l'input del salto. È ok. È ok. È ok.
Ok. Ah, questo non era oscurità, era proprio veleno, va bene. Ok. Merda. Ma è strana sta mazza che stai usando, bello mio. Non l'avevo mai vista. È tipo il randello ma gigante. Non è quella che ho trovato io nella palude. È un gigarandellone pazzo. Molto interessante. Oh, GG. Grande X-Flast. E grazie mille per i regali, apprezzatissimi. Grazie mille. Non ho incontrato quell'NPC perché non eri umano. Lo vedrai in New Game Plus. Ottimo, molto figo. È il randello. Figo, figo. Il randello dei nemici della città infame, ok. Ok. Va bene, allora, Gintox, se sei qua io ti evoco, va bene? Vince Nox. Ah, non avevo fatto il pronostico? Non l'avevo fatto. Ok, lo faccio adesso per l'ultima. Gintox, se ci sei, la facciamo. Ah, oh, moveset diverso, ma è più forte la mazza grande, ok. Come on. Elsid. Non hai mai visto quei nemici della città infame, quei randelli, farti quell'attacco? Sì, sì, probabilmente sì. Ovviamente Acqua doveva evocarmi. Esci dal fight e facciamolo, dai. Acqua capirà. Acqua capirà. Dirò una cosa a te, Noxy TV. Esistono 3 Gargarozzi. Uno su Dark Souls Remastered, 2 su Dark Souls 2 e 3 su Dark Souls 3. Giustamente, perché Dark Souls 2 ce ne sono 2, Dark Souls 3 ce ne sono 3. Giustamente. Giustamente. Forza, Ginto. Sicuramente hai fatto sempre backstab e non hai visto l'animazione. Ma no, probabilmente l'ho vista, ma... probabilmente l'ho vista, ma in quel momento mi è sembrata nuova. Barney Stinson. Dove sei? Barney Stinson, vai. Oh. Mio primo PvP contro Gintok. Ragazzi, non so se avete capito. Qua questa bet com'è? Mezzo e mezzo. No, di più per Gintok avete messo. La bet l'ho fatta. L'ho fatta. Gintok. Sì, balliamo. Danza dell'amicizia, come sempre. Come sempre. Aspetta, devo fullarmi. Fammi andare di qua. Sei pronto? Inchino, inchino. Pezzo di stronzo, fai l'inchino. Bravo. Vieni qua. Cos'è quella roba? Dai. Vieni qua. Fai le cose per bene. Guardalo, guardalo, mi vuole fare il side backstab subito. Gintok, tu forse non hai capito con chi cazzo hai a che fare. Che schifo che mi fai, Gintok. Pino, bannalo. Bannalo. Banzo, ce l'ho lo scudo, grazie. Banna Ginto. Banna subito bannato. Scegli il risultato. Ha vinto l'opponent, ovviamente, barando, ovviamente. È chiaro. Gli diamo sti punti. Bannato subito. Bannato. Va bene, no, GG Ginto. Anzi, GG Ginto. Ti dirò, bravissimo, bravissimo. Goditi il ban. Mentre per tutti gli altri, io spero che vi siate divertiti. No, io veramente, ragazzi, spero che tutti voi, tranne Gintok, vi siate divertiti e che vi sia piaciuto questo 23esimo episodio. Abbiamo concluso il DLC. Boss probabilmente più bello al momento per me, Manus, l'abbiamo trovato. Più bello di tutti, sia del DLC ma anche proprio del gioco base. Veramente bellissimo. E niente, ragazzi. Abbiamo fatto anche un po' di PvP, ci siamo divertiti. Mi spiace che non riesco a farlo con tutti, ma iniziate a essere veramente tanti e... se no la live diventerebbe infinita. Magari ne approfitteremo un giorno di questi per fare un altro bel Fight Club, così possiamo giocare tutti insieme, che sicuramente è una figata.
E domani farai il boss finale o fai un po' di backtracking? Allora, sarei tentato di andare avanti e raggiungere il boss finale, però c'è qualcosina che so di voler fare prima, perché so che la quest di Sigmire posso ancora finirla e so di dover andare alle rovine del demone. Quindi voglio provare a finire la quest di Sigmire e poi credo di aver concluso le altre quest. Di conseguenza, penso che a quel punto andrò verso l'area finale slash boss finale. Ora non so benissimo come sia organizzata. Non so benissimo come sia, però domani ce la vediamo. Ciao Nox, bellissimo episodio, ci vediamo domani per il gran finale. Ciao Nico, grazie mille per il complimento, ma grazie mille anche per essere stato qui. Apprezzo molto. Ragazzi, va bene, abbiamo fatto abbiamo finito il DLC, molto bello. Abbiamo ormai tutti gli elementi per proseguire verso la fine di questa avventura. Abbiamo raccolto tutti i 4 tasselli che ci servivano e non ci resta che andare avanti e scoprire cosa ci aspetta. Anche se, come dicevo poco fa, forse un piccolo passo indietro conviene farlo per chiudere quelle questioni aperte, almeno quelle di cui sono a conoscenza. Proseguendo, ovviamente, si andrà verso ciò che sarà. Io però per il momento vi saluto, vi auguro un buon pranzo, visto che quello è l'orario. Se state guardando su YouTube vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ricordo che se vi va potete seguirmi sui miei social e sui miei canali YouTube o entrare nel mio server Discord o tutte queste cose. Ci sono i comandi in chat se volete farlo. Se state guardando da YouTube, tutti i link di cui ho appena parlato sono nella descrizione. Io vi saluto, vi auguro uno splendido proseguimento e vi mando un grande bacio. Ci vediamo sempre domani. Per voi in chat, la mattina alle 10:30. No, non è vero. Vi ho detto una bugia. Non sarà domani mattina alle 10:30. Perché domani mattina non ci sono, ho un impegno inderogabile. Quindi vediamo. O si recupera di pomeriggio barra sera, oppure la spostiamo a un altro giorno. Vedo se riesco sabato. Ora vediamo. Purtroppo domani mattina mi ero dimenticato. È venerdì. Non ci sono. Non ci sono, mannaggia a me. Però vediamo, se riesco la infilo nel pomeriggio, va bene? Se no, o la sera. Vediamo. Rimanete aggiornati sul server Discord e controllate la mia pagina di Twitch, perché se riesco lo metto in programmazione appena so. Va bene? Va bene? Ok, dai. Ragazzi, scusate se non ve l'ho detto prima, ma mi è completamente sfuggito. Mi sono accorto adesso che eravamo già giovedì. Quindi, va bene così. Vi saluto, vi ringrazio ancora una volta. Se state guardando invece da YouTube, domani regolarmente vedrete l'episodio, perché lì sono programmati per uscire uno al giorno, no matter what. Va bene ragazzi, mi sto dilungando fin troppo. Un bacione grande, ciao a tutti. Muah.